Ok, allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo seminario propedeutico e del corso online La geodesia e la cartografia per geometri. Questo è il titolo sia del seminario sia poi del corso che terranno i docenti Renzo Maseroli e Luciano Surace. E perché propedeutico? Perché ovviamente questo è un seminario in cui io cercherò di trattare alcuni temi che saranno poi trattati a quel corso e soprattutto cercherò, non so se ci riuscirò, di creare qualche tipo di curiosità e di stimolo per capire l'importanza di quel corso. Ecco, io forse me l'avrete sentito dire ancora, tengo molto a questo corso perché credo che sia effettivamente per un geometra che si occupa di topografia, anche solo catastale, sia effettivamente un grande passo in avanti. Innanzitutto, però, mi presento perché adesso io faccio sempre conto che mi conosciate tutti. In realtà, magari oggi ci sono anche dei colleghi che non hanno mai partecipato ai nostri corsi. Io sono geometra Gianni Rossi, sono questa faccina qui, la foto di qualche anno fa, ma insomma, teniamocela quella, che è sempre una bella cosa avere un aspetto di qualche anno prima. E sono, vedete, responsabile dei corsi online del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova. Probabilmente molti di voi mi avranno visto, vi ho tenuto oltre 200 corsi, seminari presso il Collegio Geometri di tutta Italia e quindi magari mi avete anche già visto sul posto. E poi adesso da 3 anni a questa parte invece tengo questi corsi online per conto del mio collegio. Ecco. Quindi dicevo, come Collegio di Padova abbiamo voluto innanzitutto, tenere il corso sulla geodesia e cartografia per geometri, che poi vi presenterò, alla fine. E poi abbiamo anche voluto tenere questo seminario propedeutico per far capire un po' l'importanza di questo corso, perché, l'impressione è che, tanti colleghi dicono: vabbè, ma sì, ma io insomma faccio geometra, faccio catasto, uso Pregeo, uso DOCFA. E insomma, sì, la geodesia, la cartografia, per carità, tutte belle cose, però al lato pratico a me cosa può portare? Ecco, cioè c'è la sensazione che tanti colleghi ritengano che siano materie che non siano da geometra. Ecco, questo è il problema. Allora io con questo seminario qui cercherò, non so se ci riuscirò, spero di sì, di farvi capire, perché è importante un corso così. E noi ci siamo battuti molto come collegio per riuscire a organizzarlo. Sapete che lì i docenti sono i professori Renzo Maseroli e Luciano Surace, che sono considerati sicuramente due tra i maggiori esperti di topografia e di geodesia e cartografia in Italia. E quindi è, secondo me, un'occasione unica per un geometra. Perché dico unica? Perché ci ho messo 1 anno e mezzo io a convincerli a tenere questo corso online perché loro hanno altri impegni, eccetera. Per cui non è stato semplice. Penso quindi che non riusciremo, almeno nel breve, a organizzarne un altro, per cui mi dispiacerebbe molto che qualche collega perdesse un po' questa occasione. Ecco. Fatta questa premessa, io oggi tratterò alcuni temi per farvi capire come anche quello che tratteremo al corso sia effettivamente attinente anche all'attività quotidiana di un geometra. Quindi qui vedremo i risultati di Pregeo e vedremo come anche soltanto i risultati di Pregeo, che è un programma ministeriale che tutti i geometri usano quotidianamente, hanno a che fare con alcuni temi trattati al corso, in particolare con la teoria degli errori. Ecco. Quindi poi parleremo di teoria degli errori, naturalmente adesso qui io il titolo l'ho messo così, ma non è che io qua oggi tratto la teoria degli errori, che è una teoria che durante il corso durerà molte lezioni perché effettivamente la teoria è fondamentale nella topografia. Io oggi vi darò soltanto alcuni proprio cenni molto primordiali, però ecco per farvi capire l'importanza. Poi vi parlerò della topografia del GPS, poi qui voglio dire, questa è un'altra espressione che mi sono inventato, perché non è che esista la topografia del GPS, esiste la topografia e basta. Però per far capire poi in ambito GPS cosa succede e le differenze tra la topografia classica,
piana, per dire quella che si sviluppa con la frazione totale, mi sono inventato un po' sto titolo, la topografia del GPS. Qui c'è anche da dire che non sarebbe corretto parlare di GPS, ma di GNSS, Global Navigation Satellite System, perché GPS erano in origine soltanto i satelliti americani, poi sono aggiunti i russi, gli europei, i cinesi, eccetera, eccetera. Per cui, però ecco, siccome poi il termine che ha preso piede di uso comune nel gergo è GPS, ho detto, beh, scriviamo GPS perché magari se uno vede GNSS allora prende paura perché dice, ma cos'è sta roba qui? Perché ha sempre detto parlare solo di GPS. Ecco, quindi. Poi vi darò anche qualche cenno di geomatica, di posizionamento, di cartografia. Ripeto, oggi vi darò soltanto dei puri cenni, quindi oggi non entriamo in dettaglio su niente, ma appunto cercherò di farvi capire perché è importante questo corso. Ecco. Prima di tutto, però, adesso, prima di entrare nel merito, vi do alcune istruzioni su come seguire il seminario e su come ottenere il credito formativo abbinato a questo seminario. Vi anticipo subito che questi minuti che perderò adesso non vanno tolti all'ora del seminario, che poi diventerà anche di più perché sicuramente non sarà un'ora esatta, ma vanno in aggiunta, ecco, quindi per evitare poi sempre qualcuno che dice, ma come era un'ora, invece qui stiamo perdendo 10 minuti sulle spiegazioni, ecco, spiegazioni sono un po' extra. Allora qui diciamo che vi dico le cose basilari. Se volete intervenire in voce, però gli interventi in voce noi li teniamo soltanto alla fine, perché se aprissimo i microfoni durante il webinar, allora saremmo, io sarei continuamente interrotto, quindi non ci sarebbe continuità di spiegazione. Ma voi alla fine del seminario io aprirò il dibattito, per cui voi vi trovate nel pannello del webinar questa iconetta che simboleggia una manina alzata. Per cui se cliccate questa manina, io mi accorgo e vi posso aprire il microfono, quindi poi potrete parlare. Nel frattempo, invece, cosa che vedo che state già facendo, perché molti di voi hanno già seguito i nostri corsi, i nostri seminari, sapete che potete scrivere domande sul pannellino domande, la scrivete, qui vedete che i vostri messaggi non vengono visti dagli altri iscritti, ma solo da me e da Gregorio eventualmente, per cui non abbiate remore, per cui se fate una domanda che vi può sembrare banale, sapete che vedo solo io, non la vedono gli altri, per cui non state a farvi grandi scrupoli. E poi quando io vedrò delle domande ovviamente pertinenti agli argomenti che tratteremo, le leggerò ad alta voce, per cui le vengono a conoscere tutti, ma userò soltanto il nome di battesimo, quindi dirò Massimo, Giovanni, Pietro e non dirò il cognome per ovvi motivi di privacy. Poi sapete anche che i nostri eventi formativi, seminari, corsi, li potete vedere o rivedere, per cui chi oggi non ha potuto essere qui in diretta sa che nel sito, anzi magari apro la mia pagina, vedete qui, voi entrate nella vostra pagina facendo login e questo bottone che adesso si chiama webinar per entrare al webinar, poi da stasera si chiamerà video. Cliccando il bottone video vi parte la registrazione e quindi potete rivedere il seminario, oppure chi non l'ha visto lo può vedere ex novo. E qui vi ho anche messo che quando cliccate video esce questa finestra che è una piccola guida, ma vi ho scritto anche di non fare caso alle avvertenze circa la registrazione del tempo. E qui dice guarda che non cliccare qui, non cliccare là, e se vuoi che venga registrato il tempo. Questo in realtà non serve in questo caso e neanche in altri casi di corsi, serve nei corsi in cui c'è da certificare anche proprio il tempo, le ore di visione delle lezioni, come ad esempio i corsi sulla sicurezza cantieri. Quindi non fate caso a questo, voi cliccate il bottone continua, vedete, ve l'ho segnato qui, e partite tranquillamente a vedere il filmato. Cosa importante, per chi ha già partecipato ai nostri corsi lo sa già, il filmato vi rimane a disposizione a tempo indeterminato. Quindi voi anche fra un anno entrate sempre nel sito Corsi Geometri, se volete rinfrescarvi la memoria su alcuni argomenti,
e trovate sempre il bottone video e quindi lì parte il film. Ma questo lo dico non tanto per oggi, perché oggi è un seminario così un po', diciamo, superficiale, ma soprattutto per i corsi, soprattutto per il corso di geodesia e cartografia per geometri, perché chiaramente la materia, adesso senza voler spaventare nessuno, ma è una materia sì, abbastanza impegnativa, per cui sapere che le lezioni rimangono a disposizione vita naturale durante è chiaramente un bel vantaggio, per cui mi diceva bene, se io seguo il corso, poi nel momento in cui dovessi voler rivedermi e rivedere quello che è stato detto, so che posso sempre farlo. Bene. Poi sapete che per ottenere il credito formativo, qui adesso abbiamo cambiato rispetto alla prima parte dell'anno, perché per chi ha fatto corsi nei primi mesi del 2018 si ricorderà che c'erano le letterine che uscivano su un angolino qui in alto a sinistra, bisognava prendere nota, poi inserire, eccetera. Poi abbiamo visto che è un meccanismo abbastanza macchinoso, per cui dopo uno ci diceva che ma sì, ma allora io sto attento alla lezione, poi quando esce il numerino devo distrarmi per prendere nota del numerino, insomma, creava qualche problematica, per cui abbiamo dismessa quella modalità e siamo rimasti sul test. Quindi bisogna fare il test. Io vi dico subito, perché poi molti test hanno anche lì dei timori, ecco, il test non lo facciamo più come una volta, cioè non è un test concettuale, diciamo, è un test che serve a certificare che uno abbia visto la lezione, per cui le domande riguardano effettivamente quello che è stato detto durante la lezione. Per cui quando voi fate il test, se vi stampate le slide, oppure se avete lì il PDF delle slide di fianco, voi, voglio dire, la risposta la trovate già sulle slide. Per cui questo è un esempio di domanda. Se avete visto la lezione, rispondete immediatamente perché avete o vi ricordate la lezione o andate nelle slide. Se c'è quello che vorrebbe avere il credito senza neanche guardare la lezione, ecco quello, il test lo sbaglia, ovviamente, perché risponde a casaccio. E quindi non lo supera. Ma ripeto, il test è molto molto semplice, quindi non abbiate timore su questo. Poi allora, cosa succede? Che il test si intende superato quando si supera almeno l'80% delle domande. Il test di questo seminario sono 15 domande, per cui basta che rispondiate almeno a 12. E se non lo superate, cosa che credo sia abbastanza rara, noi abbiamo il 95% degli iscritti che superano il test al primo tentativo, quindi da qui capite che non è difficile. Comunque, se per caso non lo superate, perché magari lo fate velocemente senza tanto star lì a concentrarvi, qui, beh, adesso qui magari torno un attimo anche sul sito, vedete qui si rende disponibile un bottone. Adesso io qui il test l'ho già fatto. L'ho superato al 93%, vuol dire che ho sbagliato una domanda sostanzialmente. E allora, vedete, questo prima era un bottone e basta test, poi diventa un menuncino che ha queste tre scelte. Andiamo a vederle di nuovo qui sulla slide cosa vogliono dire. E vogliono dire che in pratica la prima scelta è il report, dopo lo vedremo. Il report, però, attenzione, perché poi tanti mi scrivono, ecco, il report non vi dà le domande corrette che avete risposto e le domande che avete sbagliato, ma dice semplicemente gli argomenti relativi alle domande sbagliate. Cioè, se io sbaglio quattro domande in sto caso qui, quindi non supero il test, il report mi dice gli argomenti delle domande che ho sbagliato. Quindi io vado a rivedermi le slide e poi lo rifaccio. Vedete, qui c'è il secondo tentativo, per cui potete rifarlo la seconda volta. Dopo noi in casi eccezionali diamo anche un test, e non è che siamo fiscalissimi su queste cose qua, perché più che altro vogliamo che uno il test lo superi, perché allora se lo supera vuol dire che almeno i contenuti li ha un po' assimilati. Poi c'è l'epilogo delle risposte, cioè questo riepilogo in pratica è un PDF che vi mette giù le domande e le risposte che avete dato al primo tentativo, quindi non vi dice qual è quella sbagliata e neanche qual è quella giusta. Mi dice: guarda, tu, le risposte che hai dato sono state queste. E quindi sulla base di quello e sulla base degli argomenti che poi vedremo, potete rifarlo. Se invece lo superate al primo tentativo o al secondo, vedete qui, questo è superato l'80%, vi viene assegnato il credito
e vi viene a disposizione il bottone scarica attestato, potete scaricare l'attestato di partecipazione al seminario. In ogni caso, no, sia che il test lo superiate o meno, dovete poi, perché tanti mi dicono, ma scusa, ma non mi dai il report che io so, anche se l'ho superato magari l'80% perché ho sbagliato 3 domande. Giustamente uno dice, ma io vorrei sapere quali sono le 3 domande che ho sbagliato, perché così vado a vedermi quegli argomenti e magari se anche l'ho superato al primo tentativo, sfrutto il secondo tentativo perché voglio rispondere correttamente anche a quelle 3 domande. Ecco, quindi quello però, quel report finale con l'indicazione delle risposte esatte ed errate, lo potete avere solo alla scadenza del seminario, perché ovviamente se lo rendessimo disponibile prima, poi c'è sempre il fenomeno di quello che glielo dà l'amico, per cui l'amico ha già le risposte e lo fa senza guardare le lezioni, e noi questo vogliamo evitarlo. Quindi, in pratica, quando il test scade, il seminario scade, voi cliccate sempre report come qui, però in questo caso vi esce proprio il report finale. Adesso li vediamo, sti elaborati guardate. Allora, il report degli argomenti relativi alle domande sbagliate è semplicemente una finestra come questa. Io lì ho sbagliato una domanda, vi dicevo, e lui mi dice: guarda, che hai sbagliato una domanda che è relativa all'argomento problema cartografico, che è uno degli argomenti che vedremo durante questo seminario. Mentre il riepilogo delle risposte date, che è qui i numeri, vedete, sono quelli della slide di prima, quindi qui avete la corrispondenza, è questo PDF. Che dice, guarda, adesso qui c'è la prima domanda solo, ovviamente, dice, guarda, tu a questa domanda qui hai dato questa risposta. Poi sta a te capire se è quella giusta o quella sbagliata. Gregorio, tu dimmi se ci sono domande, cioè qui se fanno domande per cui vale la pena di fermarci. Vediamo qui. Sarebbe Va importante quando bene, supera il certo. test avere le risposte, ma sapere anche quella eventualmente sbagliata. Ecco, Gianni, è quello che sto dicendo, ecco, diciamo che tu questa indicazione qui ce l'hai alla fine, vedete? Alla fine, se tu clicchi report, alla fine intendo dopo la scadenza del seminario, il report ti dà proprio tutto l'elenco delle domande, dice quella corretta, dice la tua risposta, che in questo caso è corretta, e ti dice la tua risposta, e in questo caso invece quella corretta era questa, e ti dice che hai sbagliato. Questo però non lo puoi sapere subito. Perché se lo sai subito, poi lo puoi divulgare e diventa un po' una barzelletta. Non so se vi è chiaro tutto questo meccanismo. Vi è chiaro? Giuseppe dice: i CFP li segnalate voi al CNG? Io per il seminario di successione ho fatto comunicazione, è stato inutile? Sì, è stato inutile perché i CFP li carichiamo noi del Collegio di Padova, voi non dovete fare assolutamente niente. E siamo noi, il Collegio di Padova, che li carichiamo, sapete, sul portale del SINF, che è il portale della formazione continua del Consiglio Nazionale Geometri, e poi niente, il vostro collegio, quando andrà a verificare alla fine del triennio se voi avete maturato i 60 crediti, troverà che avete maturato i 60 crediti. Quindi non dovete fare niente né voi né il vostro collegio. Anzi, mi correggo un attimo, una piccola cosa la dovete fare, adesso ve la spiego. Allora, per ottenere il CFP, ecco, importante, questo l'ho messo in rosso. Dovete sostenere e superare il test entro il 24/10/2018, che è la data in cui parte il corso di geodesia e cartografia per geometri. Per cui, se poi dormite e non lo fate entro quella data lì, basta, il credito non lo prendete più. Questo che sia chiaro, perché poi a me mi arrivano ancora adesso email dei seminari fatti in febbraio. Che uno mi dice, ma scusa, ho fatto il test qui, come mai non mi caricate il CFP? Ma scusa, ma fai il test dopo 9 mesi? Cioè, capito? Cioè, i seminari qui hanno una scadenza, quindi memorizzatevi questa data, che tra l'altro, vedete, se voi andate qui nella vostra pagina, adesso io qui ho già fatto il primo, se vado sul secondo, vedete, vado sopra col mouse, vedete che mi dice il test è accessibile fino alle ore 23:59 del 24/10/2018. Hai ancora a disposizione un tentativo, quindi vi viene anche ricordato lì. Quindi, però, ecco, diciamo, mettetevelo già bene in mente e così evitiamo problematiche. Poi, allora,
Altra domanda che mi fanno in tanti, no? Perché tanti di voi stasera stessa faranno già il testo, lo faranno domani perché dico, lo faccio che sono fresco di memoria. Poi il giorno dopo, anzi, neanche il giorno dopo, appena fatto il test, mi arrivano già una paccata di mail che mi dicono: scusa, ma quando è che mi caricate il credito? Ragazzi, quando è che ti carichiamo il credito? Siccome il seminario scade il 24, quindi fino al 24 avete tempo di fare il test, noi come Collegio di Padova i crediti li caricheremo fine mese, fine ottobre, magari anche inizio di novembre, dipende poi dagli impegni che abbiamo come collegio, ma ecco, più o meno diciamo una settimana, 10 giorni dopo. Quindi il credito viene caricato in quella data lì. Non cominciate già appena fatto il test a dire: ma scusa, ho fatto il test e non vedo ancora il credito caricato nel SINF. Cosa vuoi vederlo? Ho appena fatto il test, il seminario scade il 24, quindi adesso io un po' mi scaldo su queste robe perché le dico sempre e poi comunque le mail arrivano lo stesso, ecco, per cui un po' mi viene un po' da dirlo con un po' di enfasi. E comunque la data di caricamento, quando caricheremo il credito sul SINF, io la comunicherò sul forum di cui adesso parleremo. Quindi la troverete già lì. Io darò comunicazione e dirò: in data tale abbiamo caricato i crediti. Nel momento in cui noi carichiamo i crediti, per chi ha già fatto i corsi lo sa già, voi riceverete una mail automatica dal SINF che vi chiede di compilare un breve questionario di gradimento dell'evento. Sono, mi pare, 4-5 domande molto semplici. Vi dicono: hai trovato l'evento interessante? Come hai trovato la qualità della docenza, eccetera. E però dovete tenere presente che solo se rispondete a quel questionario poi il credito verrà assegnato definitivamente. Perché se invece non rispondete a quel questionario, il credito non vi viene assegnato. Quindi, quando troverete la mia comunicazione che noi come Collegio di Padova abbiamo caricato il credito, dovete preoccuparvi di andare a trovare questa mail qui, perché in tanti casi poi va in spam, uno non la vede, eccetera. Ecco. E in realtà, poi se anche non la ricevete, perché in qualche caso, per qualche motivo, uno non la riceve, comunque saprete, poi noi vi diamo anche, io in questa comunicazione vi do anche le istruzioni. Se anche la mail non vi arriva, c'è la possibilità di andare comunque a trovarla, la notifica, nella vostra scheda presso il SINFRA. Quindi tutte cose che poi io vi spiegherò a tempo debito. Ditemi se vi è chiaro questo, perché poi io effettivamente quando vedo poi le mail su questi argomenti qui mi rendo conto che uno non ha neanche visto la lezione, capito? Massimiliano dice: io mi sono iscritto al collegio di Brescia perché gli devo comunicarlo al mio collegio. No, Massimiliano, l'ho detto prima, non devi fare niente. Noi ti carichiamo noi il credito come Collegio di Padova, che siamo gli organizzatori di questo seminario, e tu devi solo rispondere alla mail del SINF con quel questionario, punto. Poi il tuo collegio andrà a vedere, perché adesso dovete pensare una roba: i crediti non sono più gestiti a livello di collegio provinciale, i crediti vanno inseriti nel portale SINF del Consiglio Nazionale Geometri. Quindi il Collegio di Brescia, quando vorrà vedere se tu hai maturato i crediti, vanno anche loro ad aprire la posizione nel SINF e vedono che tu hai maturato tot crediti. Quindi hai capito, funziona così. Maurizio dice: se passo il test al primo tentativo e commetto un solo errore, posso rifarlo e poter ottenere il 100%? Sì, giusto Gregorio, lo può rifare uno. Adesso non vorrei dire una cavolata, però lo può rifare uno il test anche se lo ha superato solo con l'80%, no? Sì, stavo per scrivere anche, uno può rifarlo e se per caso commette più errori del primo tentativo, rimane valido il primo tentativo. Ecco, comunque lo può rifare per appunto dire per ottenere il 100%. Volevo sapere se il credito è valevole per il triennio 2019-21 oppure per il triennio 2016-19. No, i crediti sono valevoli per il triennio questo. Adesso tu parli 2019-2021 perché forse ti sei iscritto dopo, ma in realtà quelli che erano iscritti già da prima, il triennio è 2018-2019-2020. Ecco. Tutto chiaro, perfetto, bene, bene. Ecco, poi parliamo del forum perché per le comunicazioni noi non usiamo le mail, qualche mail magari la mandiamo anche, ma usiamo il forum. Quindi qui vedete che c'è questo bottone, ma
andiamo a vederlo direttamente dal portale. Se voi cliccate vai al forum del corso, arrivate su questo forum. Questo è il forum di un sito che si chiama Riconfinazioni, poi lo usiamo anche per questi corsi. Qui trovate anche il visualizzatore delle mappe catastali, trovate un po' di contenuti, ma in pratica poi quello che è interessante è il forum. Naturalmente, se non siete registrati su questo sito, riconfinanziare.it, qui cliccando accedi potete registrarvi, quindi impostare la vostra mail, la vostra password. Poi una volta registrati, vedete, se voi entrate sul forum, qui ci sono varie tematiche, ma voi andate sul corso, se vi interessa soltanto parlare del corso, andate sul corso e qui trovate tutto quello che riguarda il corso. E io le comunicazioni ufficiali le faccio qui, quindi per dire, vedete, stasera io metterò un post come questo era quello del seminario tenuto in aprile, in cui vi dirò, per esempio, qui ho detto, guardate che ho caricato il video, il materiale, il test, eccetera, qui leggetevi questo messaggio e capite che da lì in poi potete vedere la lezione registrata. Potete fare il test, potete scaricare il file, eccetera. Se dopo il forum è molto semplice da utilizzare perché se andate qui, se volete, adesso bisogna essere ovviamente loggati e registrati, chiaramente, ma se, scusa, se andate qui sul corso e volete, beh, potete rispondere ovviamente, se andate qui, andate in fondo, ovviamente, qui potete fare rispondi. E scrivere se avete domande in merito al credito o anche domande riguardanti il seminario, eccetera. Ecco, se invece volete voi impostare un nuovo argomento, cliccate qui, date un titolo, qui sull'editor scrivete e via andare. Quindi questo è un po', però ripeto, usate il forum perché noi le comunicazioni le facciamo lì. Ecco, voi non scrivete mail solo per dire ma qui ho fatto il test, non vedo comparire il cioè, scrivetelo nel forum, così poi una problematica che potesse esserci o un quesito o una domanda, la risposta la vedono anche tutti gli altri, altrimenti noi diventiamo scemi a rispondere magari a 30 iscritti che tutti e 30 hanno fatto tutti la stessa domanda. Non so se anche questo possa esservi chiaro. Adesso qui parlano dei crediti del triennio precedente, però se stiamo lì a parlare di quello, facciamo note. Per cui io invece passerei ai temi del seminario. Allora, qui vi dicevo, adesso entriamo nel vivo del seminario, no? Che voglio parlarvi dei risultati di Pregeo. Perché questo? Perché uno dice io uso Pregeo e cosa vuoi che abbia a che fare Pregeo con teoria degli errori, con la geodesia, con la cartografia. In realtà Pregeo ha tantissimo a che fare con queste tematiche, no? Io qua la domanda che ho fatto è: sappiamo effettivamente valutare i risultati che Pregeo ci fornisce? E adesso io allora vi faccio un piccolo esempietto, no? Adesso qui vedete, l'ho fatto anche diciamo nel seminario precedente, ma in maniera molto più veloce, lo vediamo con più calma. Adesso io guardate, vi apro un libretto di Pregeo che è questo, andiamo a vederlo. Vedete, questo qui è un normalissimo rilievo GPS, vedete qui c'è la stazione, la base GPS 10.000 con le coordinate geocentriche e poi ci sono le righe 2 con le baseline ai vari punti. Adesso non so se tutti voi abbiate esperienza di GPS, ma credo di sì. E quindi con Pregeo si elaborano tranquillamente gli GPS. Vedete, questi numerini qui sono la famosa matrice di varianza e covarianza che poi vedremo. Questi sono i PF a cui è stato appoggiato questo rilievo, è un rilievo normalissimo. Se io qui tra l'altro faccio finta di cambiargli qualcosa perché allora Pregeo lo frego perché pensa che l'ho modificato e gli dice vuoi salvare le modifiche, in realtà modifiche non ho fatto neanche una, ma questo mi serve perché allora se lo elaboro, lui lo elabora diciamo ex novo e quindi vedo i risultati. Quindi se andiamo sulla schermata vedete dei risultati. E qui cominciamo a vedere un po' di robette, ecco, cioè per dire, lui mi dice,
Guarda che ho fatto una rototallazione effettuata sulla posizione TAF dei tre PF rilevati. Adesso io vi faccio una prima domanda. Chiaramente per chi di voi ha seguito i corsi di ricofinazioni, io la rototallazione ai minimi quadrati l'ho spiegata in lungo e largo, per cui magari un'idea ce l'ha. Ma domanda, io guardate che vi faccio un sacco di domande adesso in avanti, quindi non pensiate che siete lì solo ad ascoltare e a sonnecchiare. Quindi la domanda è questa: quanti di voi sanno cos'è una rototallazione tipo quella che fa Pregeo o che fanno altri software? Quanti sanno effettivamente in cosa consiste, che effetti produce? Ecco, rispondete se potete con la massima sincerità. Io non lo so, sì, credo di conoscerla. Vabbè, tu per conoscerla ha detto Fausto, sicuramente la conosce bene, Fausto. Io no, io sì, credo di saperlo. Insomma, lo dice Davide, rotazione baricentrica deforma la geometria vagamente. Ecco, cioè, io vi ringrazio di queste risposte, vi ringrazio della sincerità perché è sempre bene dire le cose come stanno. Ecco, quindi lì capite che cosa fa Pregeo. Pregeo aggancia il nostro rilievo alla cartografia catastale tramite appunto i punti fiduciali, perché i punti fiduciali sono stati istituiti proprio per fare questo tipo di aggancio. E allora poi ci dice che allora questa rotazione ha dato come esito una rotazione di 0,0542 gradi centesimali. E poi mi dice che il coefficiente di scala calcolato è 0,992. Per esempio, altra domanda, cosa vuol dire secondo voi questo 0,9992? Cosa vuol dire? Adattamento, dice Domenico, variazione di scala, deforma, compensazione, adattamento alla cartografia. Adattamento alla cartografia, il fattore di scala della deformazione, errore di 8 centimetri al chilometro. Bene, dai, sono tutte risposte molto sensate. Chiaramente sono espresse in maniera, sì, magari così, per come a uno gli viene di esprimerle, però diciamo sono tutte abbastanza centrate. Effettivamente qui vuol dire che il mio rilievo rispetto alla situazione cartografica di PF è leggermente rimpicciolito, per cui qui dovrei trovare uno, se tutto corrispondesse, trovo 0,992 ed effettivamente vedete allora se qui, se l'unità fosse un metro, questi sarebbero decimetri, questi sarebbero, scusate, se questo qui fosse un chilometro, per dire, no? Questi sarebbero ettometri, centinaia di metri, decine di metri, metri, e questi sono decine di centimetri, per cui qui ecco, qualcuno ha detto 8 centimetri al chilometro. È corretto questo tipo di dato? È corretto secondo voi? Ecco, adesso ha risposto correttamente, adesso mi fa sempre fatica per scorrere in giù, forse Gaetano, forse no, Lamberto, sono 80 centimetri, perché vedete, questo è un chilometro, questi sono ettometri, cioè centinaia di metri, queste sono decine di metri, questi sono metri, queste sono decine di centimetri, quindi sono 2 è 20 centimetri, ma siccome io devo arrivare a 1 me ne mancano 80. Ecco, questo è. Quindi qui vi vedo abbastanza ferrati, però è chiaro che un conto è un po' sapere le cose così, un conto è capire esattamente com'è questa rotazione, perché c'è questa variazione di scala, da cosa è determinata questa variazione di scala, da cosa è determinata anche la rotazione. Per esempio, la rotazione qui, che cos'è secondo voi? Questo angoletto qui 0,0542, che cos'è? Carlo dice nord, ma nord è pochino però come spiegazione. Qualcun altro che risponde?
Nessuno che risponde più. Allora qui andate già in crisi. Orientamento deviazione nord-cartografico nord-GPS. Ecco, esatto, questa è la risposta corretta, l'ha data Maurizio. Rotazione rispetto alla carta stale, rotazione rilievo, nord-verso sì, lì date comunque tutte risposte molto, molto buone. Effettivamente questo qui è il disorientamento che esiste tra il mio rilievo, che è un rilievo GPS, e la cartografia e il nord catastale, per cui voi capite che la cartografia catastale ha un suo nord, in questo caso è Cassini-Soldner, che non coincide esattamente con il nord GPS. Il nord GPS, poi lo vedremo, è sul sistema VGS 84. I due nord non sono esattamente gli stessi, per cui c'è un angolino di questo tipo. Ecco che sì, è poco, ma poi sapete che gli angoli bisogna stare molto attenti perché poi anche un angolo così piccolo a distanza di 3 km dà un errore significativo. E per esempio questo è poi un errore che al corso vedremo perché chi poi va a tracciare, per esempio, non tenendo conto di questo angolino qui, traccia in coordinate cartografiche e sballa completamente il tracciamento. Ecco, quindi sono tutte cose che io, guardate, su questa storia del pregevo ho anche scritto sui forum, su un forum che va per la maggiore di geometri in Italia, e mi hanno risposto, io sono rimasto sconcertato, mi hanno risposto, ma cosa vuoi che me ne freghi a me di capire queste robe qui? Ma perché io sono un geometra, non devo mica diventare uno scienziato della topografia. Ma non è questione di diventare scienziato, è questione che se tu vai fuori a tracciare e vai a tracciare con le coordinate che ti sono venute fuori da una rotazione e tracci in coordinate Cassini-Soldner e non tieni conto di questo angoletto qui, ma tu sbagli di metri e metri, capito? E tanti non se ne accorgono neanche. Quindi, e purtroppo invece vedo che c'è questo lassismo, quindi dice, vabbè, ma a me tutto sommato, cosa vuoi che basta che mi venga fuori qui il verde qui sotto e io vado che vado bene. E dopo faremo un po' anche queste considerazioni qui. Guardiamo gli altri dati tecnici perché lui mi dice qua, guarda che gli ellissi di errore e gli SQM te li ho calcolati in funzione delle precisioni strumentali che tu mi hai dichiarato, sapete che le dichiari in riga 9, eccetera. E quindi qua mi dà questi dati qui. Quindi SQM dell'unità di peso a priori. SQM unità di peso a posteriori, SQM unità di peso interna, SQM unità di peso esterna. Poi mi dice anche che per completare questo calcolo ho dovuto elaborare 3 cicli di compensazione. Altra domanda, chi di voi sa interpretare questi dati? Sa cosa sono questi dati? Sapete cosa sono questi dati? Uno risponde di sì, un altro scarto quadrati con medio. Sì, ma scarto quadrati con medio, vedi che qua ce ne sono 4 di scarti quadrati medi, non uno. No, 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 non esattamente l'attendibilità con e senza iperdeterminazione, con no perché non conosco il GPS, ma no, ma attenzione, scusa Francesco, non è che questi dati qua non ti vengono fuori solo se elabori un rilievo GPS, ti vengono fuori anche se elabori un rilievo normale con stazione totale, quindi non è un problema di GPS o non GPS. Dipendono dai PF, credo, lo sforzo che fa Pregevo per adattare il rilievo alla cartografia catastale, conosco la tolleranza. Ecco, tutte risposte sbagliate. Questi dati qui sono relativi alla teoria degli errori. Sono relativi alla teoria degli errori. Quindi la teoria degli errori è quella teoria che prende in esame i potenziali errori che io posso commettere durante un rilievo, poi ne parleremo, per cui questi dati sono significativi degli errori che io posso aver commesso. Eppure, come vedete anche voi stessi, adesso qui ha risposto di sì Domenico e soltanto su altri 30 che hanno risposto sì, con risposte un po' vaghe, che sostanzialmente vogliono dire che questi dati non sono conosciuti. Ecco, quindi, ripeto, io adesso la domanda un po' che vi faccio. Adesso questa è una domanda un po', diciamo, deontologica, se vogliamo, no? Ma ogni tanto bisogna parlare anche di questo. La domanda che vi faccio è questa. È plausibile che nel 2018 un geometra usi un programma quotidianamente come Pregeo
e non sappia nemmeno interpretare i risultati che gli vengono fuori. Secondo voi è una cosa, non dico giusta o corretta, ma dico è una cosa che ha senso, che ha una sua logica, fregarsene di conoscere questi dati qui? Oppure pensate che sarebbe meglio conoscerli? Ecco, mettiamola così. Cosa rispondete? Non ha senso, assolutamente no, no, non è giusto, bene. Guardate, non avete idea di quanto felice mi fate con queste risposte, perché significa che vi rendete conto che fare il geometra nel 2018 non è più come farlo negli anni 70, 80 e compagnia cantando, per chi come me non è più giovanissimo. Perché allora sì, va bene, non c'era pregio all'epoca, per dire, uno poteva prendere rilievi un po' così come voleva, cioè era tutto molto più blando. Adesso siamo in un'epoca in cui c'è il GPS, ci sono tecnologie avanzatissime e noi pretendiamo ancora di ignorare questo tipo di situazioni qui. Ecco, questo è un po' quello che ho voluto farvi notare con questa slide. Vediamo sulla slide se avevo in mente qualcos'altro. Qui, no, no, ecco, qui appunto vi ho semplicemente riassunto i dati che da pregio, e appunto qui vi chiedevo appunto, li ho elencati e poi alla fine concludevo con la domanda di dire quanti di noi sanno interpretare. Ecco, quindi questo era un po' quello che volevo dirvi. Passiamo oltre, ecco altro esempio di pregio, altro esempio di pregio. Allora, perché visto che siamo su pregio, rimaniamoci, chiudiamo questo bel libretto qui che dava il riquadro verde, per cui, ecco, cioè, guardate, io quello che mi lascia molto perplesso è questo, che vedo che 9 geometri su 10, per non dire tutti e 10, gli basta che venga fuori quel riquadro verde lì. E sono contenti come Pasque. E allora io vi riporto una frase che ha detto proprio Luciano Suraccia, che è uno dei docenti del corso, l'ha detta nel seminario che abbiamo tenuto a fine aprile, che mi è rimasta impressa come non mai. Lui ha detto: guardate, che se vi basta il semaforo verde di pregio, più passa il tempo e più troverete qualcuno che quel semaforo verde lì lo fa uscire per meno soldi di quello che chiedete voi al committente. Perché è talmente facile farmi fuori il semaforo verde fregandosene di tutto e di tutto il resto, che trovi quello che va a ribasso sui soldi. Questo a me è rimasto impressionante, mi ha impressionato questa frase qui, perché dico, ha ragione. Più tu tieni basso il tuo livello di competenza, e più sarai sempre più costretto a fare lavori di basso livello, e quindi anche di bassa remunerazione. Ecco, non so se voi siete d'accordo su questo, perché poi qui appunto si va un po' su aspetti poco tecnici e più, diciamo, deontologici. Adesso invece torniamo sugli aspetti tecnici. Adesso qui vedete, seleziono un altro libretto che ce l'ho su quelli elaborati con errore. Questo qui dà un errore invece, questo qui viene fuori il riquadro rosso. Vedete, questo qui è sempre un altro libretto GPS, vedete, con la base GPS, con i punti, i delta XYZ, la matrice di varianza covarianza. Anche qui freghiamolo, nel senso che facciamo finta di aver cambiato qualcosa, bocciare le modifiche, lo elaboriamo e qui invece mi dà errori, capito? E andiamo, beh, li vedo qua sotto sul riquadro rosso, li vedo qui. Mi dice una sfilza di righe in cui mi dice: la matrice di varianza covarianza è definita positiva, per cui guarda che tu qui, io qui non te lo elaboro, c'è un errore bloccante, per cui sistema questo errore qua. Altra domanda: chi di voi sa cos'è la matrice di varianza covarianza di una rilevazione GPS? Punto di domanda. Seconda domanda, chi di voi sa rimediare a questo errore? Chi di voi sa che cos'è questo errore? Cioè, da cosa dipende questo errore? Lo sapete? Ecco, io non faccio lì il GPS, allora te la cavi bene. Tutti gli altri dicono no, 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 no.
copia ancora delle righe precedenti, può essere: mi stai distruggendo l'autostima, dice Fabiano. No, Fabiano, Fabiano è un amico, non distruggo niente, io voglio dire le cose come stanno. E lo dico, vedete, anche con un po' di enfasi, perché ci tengo moltissimo che la categoria non rimanga ferma. Perché se la categoria rimane ferma, le tecnologie invece non rimangono ferme. Le tecnologie vanno avanti a ritmi vertiginosi, capito? Quindi non possiamo pensare di stare fermi a quello che sapevamo appena iniziata la professione, perché così andiamo completamente fuori mercato. Questo è il mio punto di vista. E mai vista Star Crita, eccetera. Adesso io guardate, non entro nel merito. Vuol dire, cioè, il fatto che la matrice di variante, sto errore qui vuol dire che sostanzialmente durante i rilievi di questi punti, di queste righe, c'è stata troppa variabilità di dati ricevuti, per cui può significare che la costellazione di satelliti non era ottimale, può significare che c'erano dei disturbi durante la rilevazione, può significare determinate cose, ma in sostanza poi se farete il corso capirete bene cos'è la matrice di varianza e covarianza e capirete anche come mai può verificarsi questo errore, quindi capirete anche come rimediare questo errore. Ecco, questo è un altro esempio che ho voluto farvi vedere. Adesso passiamo invece, visto che qui, come avrete capito, qui Pregeo, ma Pregeo, qualsiasi programma di topografia che si rispetti è basato sulla teoria degli errori, no? Teoria degli errori che adesso io ho fatto la scuola in epoca paleolitica. Magari qualcuno di voi l'ha fatta in epoca post-paleolitica, magari mi può dire. Io la teoria degli errori non mi ricordo neanche se a scuola si era neanche accennata ai miei tempi, perché voglio dire, erano altri test, non so. Ecco, domando a voi: qualcuno di voi ha studiato la teoria degli errori a scuola oppure anche dopo la scuola? Sì? No? Sì, a scuola, sì, a scuola. Accenni? Sì, ma non la ricordo. Poco, sommariamente, la curva di Gauss, il terzo anno. Io ero nel Giurassico, bene, non so se c'è qualcuno di epoca ancora precedente. Vabbè, qui, insomma, parecchi dicono sì, un po', accenni, eccetera, eccetera, eccetera. E allora facciamo una domanda ancora più mirata. La conoscete la teoria degli errori? Così, senza lì dire l'ho studiata o non l'ho studiata. La conoscete la teoria degli errori? Di vista. No, sì, ni, non ricordo quasi nulla, sommariamente, non molto, non me la ricordo. Sì, qualcuno dice sì, bene. Superficialmente, passato troppo tempo, ecco, insomma, qui voglio dire. Diciamo che il 90% dice di no, sostanzialmente. Ecco, allora io adesso vi faccio qualche cenno, ripeto, cenni, perché poi verrà invece, sarà un tema molto trattato dai professori Maseroli e Suraci durante il corso, perché guardate, la teoria degli errori è, voglio dire, alla base della topografia e difatti, io qui parto con questa domanda qui che vi pongo. Il concetto di punto, no? È lo stesso tra geometria e topografia? Vi prego di rispondere. Ni, no, 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 no. No, 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 no. Esatto, poi qui c'è una risposta molto ben circoscritta, molto ben di Domenico, che dice già la risposta. Ecco, tutti là dicono no e dite bene, perché in geometria il punto è un'entità adimensionale, posto in una posizione assoluta, cioè in geometria io un punto su un piano cartesiano dico ah, questa x e questa y, punto è lì ed è lì perché non ha nemmeno dimensioni. Un punto non ha dimensioni come non hanno dimensioni le linee, cioè in geometria pura le entità sono adimensionali, ma in topografia non sono adimensionali. Un punto ha una sua dimensione. E in pratica è un'ellisse. Perché è un'ellisse? Perché io qui in topografia non riesco mai a sapere
in maniera assoluta dov'è il punto. Riesco semplicemente a stimare che il punto ricada entro un'ellisse che ha un suo semiasse minore, ha un suo semiasse maggiore e ha anche un angolo di orientamento. Questo è il concetto di punto in topografia. Quindi capite che in topografia perde un po' di significato il concetto di punto adimensionale, cioè mentre invece tanti io non so, uso un programma di topografia, faccio il calcolo, mi vengono fuori i punti con XY o est e nord, come vogliamo chiamarli, e dico, boh, i punti hanno quelle coordinate lì, i punti sono lì. No, non sono lì, sono probabilmente lì, perché sono dentro a questa ellisse qua. Quindi capite che in topografia non è sufficiente la geometria. La geometria chiaramente è la base, perché poi devo applicare degli schemi geometrici, devo applicare le intersezioni in avanti, devo applicare snelle ipotenose, devo applicare poligonali, devo applicare schemi geometrici, ma non bastano perché se applicassi solo quelli, io credo di aver calcolato i punti in una posizione corretta, mentre i punti possono ballare all'interno di queste ellissi, e queste ellissi chiaramente possono essere piccoli o grandi a seconda delle precisioni. Ecco, voglio dire, in topografia bisogna prendere in considerazione, oltre agli schemi geometrici, l'ho scritto qui, anche i metodi, gli strumenti e le condizioni di misura. Spero che vi sia chiaro il concetto. Poi dopo, allora, qui io mi sono messo qui e ho anche cercato di dare qualche definizione, perché la teoria degli errori parla di precisione, parla di accuratezza, e molto spesso questi termini vengono presi come sinonimi. Uno dice, se adesso io vi dico che un rilievo è preciso e poi vi dico che un rilievo è accurato, voi cosa pensate? Pensate che siano tutti e due rilievi simili e che sono tutti e due dei buoni rilievi, giusto o no? O capite che c'è una certa differenza? Perché è sottile la differenza, è sottile come linguaggio, ma poi è invece a livello proprio sostanziale, è effettivamente appunto sostanziale. Ecco, allora qui io vi ho cercato di dire su questa definizione che anch'io poi ho preso da altri testi, eccetera, ma insomma, la precisione esprime il grado di reciproca vicinanza o conformità di misure ripetute della stessa grandezza. Descrive la concentrazione di misure ripetute. Se le misure ripetute sono molto vicine fra loro, si dice che hanno elevata precisione. Se sono disperse, cioè se sono più, diciamo, dilatate, più diluite, hanno bassa precisione. L'alta precisione in genere riflette l'elevato livello di attenzione e perfezionamento nella strumentazione e nelle procedure seguite per effettuare le misure. Adesso, capirlo così in italiano scritto è difficile, poi lo vedremo invece con le figure. Mentre l'accuratezza è il grado di conformità o vicinanza di una misura al valore reale, cioè esprime la distanza fra le misure e il valore vero. Tenete presente che in topografia, e questa è la grande differenza con la geometria, il valore vero di una misura non è umanamente possibile trovarlo, non esiste. Esiste soltanto la possibilità di stimarlo, e allora per stimarlo entra in ballo appunto la teoria degli errori. L'accuratezza comprende non solo gli effetti di errori casuali, ma anche le deviazioni dovute a errori sistematici o non corretti. Ma dicevo, capiamo tutto molto meglio con queste quattro figurette qua, vedete? E questo è il classico esempio che si fa per parlare degli errori, facendo l'analogia con il tiro al bersaglio, no? Io mi metto lì col fucile, con la pistola, sparo. Per chi di voi è appassionato al tiro al bersaglio, allora vedete qui, dico, se gli spari sono vicini gli uni agli altri e concentrati attorno al centro del bersaglio, questa misura qui è sia precisa perché vedete che gli spari sono tutti molto ravvicinati tra di loro, molto concentrati, ed è anche accurata perché sono proprio intorno al centro del bersaglio. Quindi questa è una misura
sia precisa che accurata. Viceversa, vedete, se gli spari sono ben distribuiti comunque intorno al centro del bersaglio, ma sono molto diradati, allora questa è una misura poco precisa, perché non sono concentrati, sono molto dilatati, sono molto diradati, ma è accurata perché è accurata, perché comunque sono tutti ben distribuiti intorno al centro del bersaglio. Terzo caso, in cui ho che gli spari sono tutti molto concentrati, quindi è una misura precisa, ma non è accurata perché sono distanti dal centro del bersaglio. E questo, per esempio, si verifica quando io ho la strumentazione starata, per cui io faccio misure precise perché sto attento, agisco con diligenza e tutto, ma la strumentazione è starata, per cui mi sposta la misura, mi sposta il punto perché è starata la strumentazione, per dire, no, un esempio. Poi c'è il quarto caso, che è quello pessimo, per cui vedete che i punti sono sia diradati e, anziché essere intorno al centro del bersaglio, sono intorno a un punto che è distante dal centro del bersaglio. Questa è una misura sia poco precisa e sia poco accurata. Queste quattro situazioni le trovate anche nel test, ma lì è ripetuta anche la figuretta, per cui non avrete problemi a rispondere. Ditemi se vi è chiaro, se sono chiari questi concetti qua. Sì, perfetto. Per cui andiamo avanti. Allora adesso io qui vi ho messo anche la definizione di incertezza. L'incertezza di una misura è l'intervallo all'interno del quale si presume sia compreso l'errore di una misura. Siccome noi abbiamo detto che noi non riusciremo mai a trovare il valore vero di una misura, ma lo possiamo solo stimare, poi allora, se lo possiamo solo stimare, dobbiamo anche dire entro quale range di incertezza, appunto, giace questo valore qui. Guardate, io vi dico una cosa personale. Io mi sono appassionato alla topografia e poi alla matematica applicata alla topografia quando in terza geometri, sui libri di topografia, trovavo questa espressione qui. Trovavo scritto la distanza D è pari a 87.513 più o meno 0,032. E io mi domandavo, ma che cos'è quello 0,032 lì? E come si trova, come si calcola quello 0,032 lì? Ecco, e da lì mi è nata questa grandissima curiosità e poi passione, per cui ho sviluppato tutta una serie poi di studi fatti dopo, fatti in gran parte dopo la scuola. E qui vi domando, voi sapete esprimere, perché guardate, in topografia dare solo il risultato senza aggiungerci questo più o meno non sarebbe neanche corretto, non sarebbe assolutamente corretto, perché questo è corretto in geometria. In geometria sì, io faccio un calcolo, in geometria analitica, lì quelle sono le coordinate, quella è la distanza, punto. In topografia no, perché in topografia noi eseguiamo delle misure che sono delle stime del valore. Quindi voi sapreste calcolare questa incertezza? Sapreste calcolarla? No. E pensate che invece sarebbe bello, corretto, giusto e professionale saperlo fare? Sì, certo. Bene, allora vuol dire che siete, che la pensate come me, e io appunto vi esorto, se potete, senza voler star qui a fare grandi pressioni, fate questo corso, perché questo corso vi dà tutte queste capacità qui. Poi andiamo avanti, che io ho scritto semplicemente che l'incertezza di misura si applica, si calcola applicando il principio dei minimi quadrati, e viene anche definita come errore quadratico medio ammesso. Qui andiamo su definizioni matematiche, deviazione standard. Qui ho messo anche un PDF che è tratto dal mio libro Tecniche di Confinazione, sono due paginette, dove ho anche un po' parlato del principio dei minimi quadrati. Poi ve lo trovate nel materiale questa sera, per cui chi è appassionato potrà anche andare a vederselo. Quindi insomma, però qui vado via veloce, perché tanto
chiaramente voi capite che tanto più piccolo è il valore di questa deviazione standard, cioè questa incertezza, tanto maggiore la precisione della misura e viceversa, tanto più grande è questo RO, tanto più è meno precisa la misura. Quindi questo volevo dire. Poi qui dopo allora ho anche semplicemente voluto così far capire come sono, perché poi gli errori sono divisi in tre grandi categorie. Grossolani sono chiaramente quando io proprio faccio uno svario, commetto uno svarione, quindi sbaglio la misura brutalmente e quindi qui simbolicamente sono quelli che vanno addirittura fuori, addirittura dal bersaglio. Ecco. Quelli sistematici, l'abbiamo accennato prima, sono dovuti a molto spesso a scarsa taratura, scarsa diciamo, precisione intrinseca degli strumenti, della strumentazione usata, e anche quelli vanno assolutamente evitati. Quelli grossolani vanno assolutamente scartati, evitati in maniera più assoluta. Quelli sistematici anche. Gli unici errori che posso tollerare e che anzi non posso nemmeno evitare, sono soltanto quelli accidentali. Cosa vuol dire accidentali? Accidentali sono errori che sono dovuti purtroppo alle condizioni ambientali, cioè la situazione meteorologica durante il rilievo, se c'è più umidità, meno umidità, più rifrazione, meno rifrazione, se io sono più stanco, meno stanco, se ci sono meno 10 gradi, se ce ne sono più 40, cioè tutte quelle situazioni che non possono essere controllate dal topografo e che purtroppo innescano errori che appunto si chiamano accidentali perché capitano di per sé e senza che ci si possa fare niente. Ecco, questo è un po' il concetto. Io poi qui ho messo anche qualche esempio, no? Per dire, se sbagliamo a rilevare un punto, ad esempio, devo collimare uno spigolo di fabbricato, poi ho la visuale che è abbastanza, diciamo, sull'allineamento della parete, invece di collimare lo spigolo davanti, collimo lo spigolo dietro. Ecco, quello è un errore grossolano che va assolutamente evitato. Ecco. Poi come si fa a evitare gli errori grossolani? Lo si fa iperdeterminando i punti, per cui se io faccio più misurazioni dello stesso punto, vedo che una misurazione mi dà un SQM troppo elevato, quindi mi fa suonare il campanello di allarme e vado a capire qual è la rilevazione che ho sballato e quindi elimino quella rilevazione e allora torno dentro il range degli SQM. Ecco, tutte cose che poi al corso verranno sviscerate. Poi qui, altro esempio, se operiamo una corretta messa in stazione, centrando perfettamente il punto a terra e rileviamo correttamente i punti, ma la stazione totale ha una pressione intrinseca scadente, commettiamo solo errori accidentali, cioè noi ci mettiamo diligenza, le misure quindi saranno meno precise di quelle che avremmo ottenuto con la stazione con pressione maggiore. Ecco, quindi voglio dire, noi la precisione ce la mettiamo, ma poi lo strumento non ha una sua precisione intrinseca adeguata, per cui lì la precisione scade perché è scadente nella strumentazione. Ecco, questo è un altro esempio. Se invece vedete noi la pressione intrinseca dell'ATS ce l'abbiamo elevata, ma siamo noi che per esempio non centriamo bene il punto a terra durante la messa in stazione e quindi ci mettiamo su un punto che non è il punto a terra corretto, e commettiamo un errore sistematico perché le misure saranno precise perché l'ATS ha una precisione elevata e noi ci mettiamo diligenza. Ma siccome siamo spostati dal punto a terra, è lì commettiamo un errore sistematico. Se operiamo una corretta messa in stazione e rileviamo correttamente i punti, ma l'ATS affetta un significativo errore residuo, sapete che la stazione totale può avere un errore residuo di verticalità, di inclinazione o di collimazione, tutti errori che dipendono dalla taratura dello strumento, anche lì commettiamo ancora errori sistematici. Poi la conclusione è che per un topografo l'obiettivo durante un rilievo deve essere quello di eseguire misure precise e accurate e affette dai soli errori accidentali che, dico, non sono eliminabili. Questo dovrebbe essere il primo comandamento di un topografo. Però adesso, vabbè, qui andiamo pure avanti. Entriamo nel,
Successivo argomento, ripeto, io l'ho chiamato la topografia GPS, che è un'espressione che non ha neanche senso, ma che mi sono inventato per far capire l'argomento. Chiaramente topografia è la topografia, poi che sia applicata al GPS, alla stazione totale, ai droni, ai satelliti o qualsiasi altra tecnologia, topografia è topografia. Però, ecco, per far capire un po' di cosa si tratta, ho un po' usato questa espressione qua. Ecco, anzi no, qui torniamo indietro e fermiamoci alla domanda. La domanda è questa: la topografia del GPS è la stessa di un classico rilievo con stazione totale? Punto di domanda. Adesso forse la risposta l'avete già un po' intravista e quindi rispondete tutti di no. E chiaramente è la risposta corretta perché i fondamenti matematici del posizionamento satellitare sono radicalmente differenti da quelli dei rilevamenti topografici tradizionali e la loro mancata conoscenza può portare ad errori. Poi vedremo delle slide sulle insidie che si nascondono nel passaggio dal GPS al piano. Ripeto, uso sempre GPS perché si capisca, ma sarebbe più corretto chiamarlo GNSS. Il passaggio al GPS non è solo un'evoluzione delle tecniche topografiche, ma è una modifica concettuale del processo stesso. Quindi parlare di GPS non è più come parlare di stazione totale, dove lì tutto sommato, anche con la sola scuola di geometra, uno capisce che uno misura angoli e distanze, poi al massimo c'è da applicare seno e coseno e tutto finisce lì. Con il GPS cambia completamente il quadro di riferimento. E quindi capite che, perché poi tanti, voglio dire, vabbè, uso il GPS, poi butto dentro i dati in Preseo, Preseo mi dà comunque coordinate est-nord, quindi XY, topografiche, piane, e quindi io sono a posto. E tanti pensano che il GPS già di per sé esegua le stesse misurazioni come una stazione totale, mentre in realtà non è così. Allora, la domanda poi diventa questa. Ma allora, come mai anche il rilievo GPS produce coordinate topografiche piane come un normale rilievo con stazione totale? Anche qui la pongo prima a voi la domanda, poi vediamo la risposta. Qui Francesco dice trasformazione di datum. Trasformazione è corretta, di datum un po' meno. Per trasformazione di sistema, sì, il concetto è quello. Però va riserato meglio perché si riportano in piano, dice Lorenzo, perché trasformiamo coordinate ellissoidiche a piane. Ecco, questa è la risposta corretta. Ellissoidiche geocentriche, adesso vediamo, non sono piane, vengono trasformate perché deve essere scritto con Preseo, altri programmi, dice Tiziano. Su questo non ho tanto capito. Marco dice trasformazione da coordinate geografiche. Sì, sarebbero più geocentriche, ma anche geografiche, è corretto. Passare da coordinate ellissoidiche a piane. Ok, va bene, diciamo che sì, sono risposte quasi tutte corrette. Adesso lo vedremo perché le rilevazioni GPS vengono trasformate dal loro sistema di riferimento, che è un sistema geocentrico, che adesso vedremo, ha l'origine nell'asse, nel centro di massa della Terra. Ellissoidico perché poi viene, diciamo, la Terra viene approssimata ad un ellissoide, che poi vedremo, e questo sistema di riferimento geocentrico-ellissoidico viene trasformato poi in quello classico topografico piano normalmente utilizzato. Altra domanda: le quote altimetriche fornite direttamente dalla strumentazione GPS sono quelle ortometriche usate normalmente? Cioè, io quando dico il mio punto è a 327 metri,13 centimetri, il GPS mi dà questa informazione qua? No, 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 neanche per sogno, sono quelle ellissoidiche, sono quelle ellissoidiche. Bene, quindi questo lo sapete. Poi in realtà c'è anche qualche strumentazione che a bordo del controller ha anche il database per poi darti già anche quella ortometrica oppure lo fanno i software esterni. Ecco, però diciamo che il GPS in realtà, come avete giustamente detto, ti dà
l'altezza ellissoidica, poi le tutte cose che vedremo fra poco. E infatti qui ho scritto il GPS fornisce l'altezza ellissoidica, cioè la distanza del punto dalla superficie dell'ellissoide di riferimento, ma lo capiamo tra un po'. Ecco, come avvengono le trasformazioni plano-altimetriche di qui sopra? Cioè, com'è che io passo dal sistema geocentrico ellissoidico a quello classico topografico piano? E com'è che io passo dall'altezza ellissoidica alla quota ortometrica effettiva? Voi avete questa conoscenza? Lo sapete? Conversione di coordinate, sì, no, no, grigliati IGM, equazioni canoniche, questo no, mettendo dei punti che hanno coordinate note, abbastanza, no, sì, lo fa direttamente lo strumento, ecco, vedi, lo fa direttamente lo strumento, lo dice Michele, e va benissimo che lo faccia lo strumento automaticamente, però questa è una risposta che allora mi fa dire, ma secondo voi il fatto che lo faccia automaticamente lo strumento o che lo faccia automaticamente il software, no? Perché lo fa anche Pregeo, abbiamo visto, no? Secondo voi è sufficiente o è meglio che lo sappia anch'io che sono il tecnico? E cosa rispondete a questa domanda qui? Perché io in quel forum che vi dicevo prima, ma mi hanno tutti risposto che sì, che lo fa Pregeo, che tanto cosa me ne frega, lo fa lo strumento, lo fa il software, io uso un programma tale, io uso quell'altro, e quindi cosa vuoi che me ne frega a me? Cioè, ma adesso, voglio dire, io sono rimasto sconcertato da queste risposte qua. Cioè, uno che mi dice che queste cose qui non le sa e non gli interessa neanche saperle, perché tanto glielo fa il software, glielo fa lo strumento. Ma io, voglio dire, rimango allibito. Perché allora, se poi tu il software dovesse darti per qualche motivo un risultato sbagliato, ma tu non hai neanche modo di accorgertene. Non so, voi siete d'accordo? Queste sono sempre, sono, guardate, i motivi per cui ho voluto fare questo seminario. Il mio collegio mi ha detto, guarda, fai un seminario così, perché se l'opinione dei colleghi è quella lì, c'è qualcosa che non va, insomma, capito? Però, ripeto, io, guardate, non faccio il nome del sito, ma penso che quelli di voi che mi conoscono l'hanno capito, ma c'è le risposte, tutte quelle, non ce n'è stato uno che mi abbia detto, no, hai ragione, bisogna queste cose qui, bisogna saperle, bisogna impararle, bisogna studiarle, ma non dico poi, guardate, perché poi al corso che faranno Maseroli e Surace, andranno molto in dettaglio, parleranno anche della matematica applicata, eccetera. Ma io, siccome poi vedo, sento, parlo con tanti geometri ogni giorno, non è neanche importante poi conoscere la matematica, le formule che ci vanno dietro. Poi le formule, uno che fa il corso sa che le ha, probabilmente, anzi senza probabilmente, mi pare che Luciano Surace voglia anche mettere a disposizione dei fogli Excel con le formule già dentro, eccetera. Quindi uno dopo, se volesse, le formule le può sempre ritrovare, le può applicare, ma è importante quantomeno sapere i concetti, capito? Bisogna sapere almeno i concetti, perché se non so neanche i concetti, ma io sono uno che lavora alla cieca. Io, ripeto, dico tutto questo con enfasi, e mi scuso anche perché normalmente sono un po' più tranquillo, ma perché ci tengo moltissimo, ecco, e spero di un po' farvi venire qualche dubbio anche a voi, se finora pensavate che queste cose si potevano tranquillamente anche ignorare. Ok, andiamo avanti, dice, concordo con te, ma andiamo avanti. Ok, hai ragione, andiamo avanti. Allora io qua adesso io faccio qua quattro cenni proprio in croce. Il sistema di riferimento del GPS è il VGS84, che vedete è un sistema di assi cartesiani che ha origine nel centro di massa della Terra. 84 è perché convenzionalmente il centro di massa è quello che c'era nel 1984, perché poi sapete che la Terra è un pianeta dinamico, ha dinamiche interne, le masse si spostano, ci sono i terremoti, ci sono quelli superficiali, ma all'interno ci sono sommovimenti, per cui il centro di massa cambia continuamente, e quindi lì si è fissato quello che c'era in quell'epoca. Poi l'asse X che va dal centro di massa
all'intersezione tra l'equatore e il meridiano di Greenwich, e poi all'asse Y che è ortogonale agli altri due, per cui completa la terna. Questo è il sistema di riferimento VGS84, e sulla base di questo sistema di riferimento è stato, diciamo, coniato un ellissoide. Un ellissoide cos'è? È un'ellisse che viene fatto ruotare attorno al proprio asse maggiore, per cui questa ellisse ruotando determina questo solido che è un ellissoide. Perché ellissoide? Perché chiaramente sappiamo che la Terra non è perfettamente sferica, è schiacciata ai poli per effetto della forza centrifuga, per cui per approssimare bene la Terra non è una sfera il solido, ma è un ellissoide. Quindi questo per quanto riguarda il sistema di riferimento. Poi dopo saprete che nel GPS si parla di baseline. Cosa vuol dire baseline? Vuol dire che io ho un punto, e supponiamo che sia quello che viene chiamato in gergo il punto di emanazione del rilievo, cioè dove metto la base GPS, che sia essa una base di una rete permanente, che sia una base rover locale, o comunque diciamo io ho la base GPS. E naturalmente il sistema GPS cos'è che conosce di questo punto P1? Conosce, vedete, la X, la Y e la Z rispetto al sistema cartesiano geocentrico. Poi io vado col rover sul punto P2 e tramite, dopo vedremo con che meccanismo, tramite il sistema satellitare determino, vedete anche qui, la X, la Y e la Z. La X è questo pezzettino qui, la Y è questo pezzettino qui, la Z di P2. E quindi qui vedete che in rosso, in blu e in verde sono evidenziati i delta, cioè la differenza tra P2 e P1 in X, la differenza in Y, la differenza in Z. E questi tre delta praticamente danno luogo alla baseline, che è nient'altro che la linea che congiunge P1 e P2. Sarebbe più corretto però, guarda, chiamarlo vettore, perché poi vedremo che se io vado da P1 a P2, P2 ha certe coordinate topografiche piane. Se invece vado da P2 a P1, P1 non ha le stesse coordinate cambiate di segno, ma le ha leggermente diverse, ed è un esempio che vedremo dopo. Poi allora, qui vi ho preparato una piccola animazione per adesso. Magari tutti voi sapete come avviene il rilevamento satellitare, ma probabilmente vederlo con questa animazione può essere utile come ripasso, oppure per chi non ha le idee chiare su questo. Vedete, io sono il topografo, ho il mio ricevitore, ho il mio rover e sono in un punto qualsiasi del pianeta. Qui ci siamo messi in Italia, ovviamente. E zoomiamo, a cui lancio l'animazione, vedete, allora qui cosa succede? Qui arriva il primo satellite. Satelliti, sapete che ce ne sono molti, e quindi voglio dire, adesso qui faccio un esempio molto elementare. Vedete, mi arriva fuori il primo satellite, eccolo qua, vedete. Allora, adesso ho fermato l'animazione perché ovviamente il sistema satellitare è che il sistema conosce le coordinate rispetto appunto a quel sistema di assi cartesiani, conosce la X, la Y e la Z del satellite, e conosce queste coordinate nonostante il satellite continui a orbitare, perché lì c'è tutto un meccanismo per cui le coordinate vengono costantemente calcolate. E quindi diciamo il sistema conosce le coordinate del satellite, quindi del centro di fase del satellite, eccetera. Poi cosa succede? Che il satellite manda un segnale che il ricevitore appunto riceve. Poi qui non stiamo qui a entrare, qui voglio dire, in realtà il segnale poi determina la distanza che c'è tra il satellite e il ricevitore tramite il tempo che ci mette il segnale stesso a arrivare dal satellite al ricevitore. Fatto sta, per farla breve, che noi sappiamo, diciamo, il sistema conosce la distanza tra satellite e ricevitore. Se io conosco la distanza da questo, chiamiamolo centro del satellite, al ricevitore, vuol dire che la mia antenna qui può trovarsi, lo vediamo andando avanti con l'animazione, può trovarsi sulla superficie di una sfera. Perché? Perché se io conosco soltanto una distanza da questo punto qui, io posso trovarmi in un punto qualsiasi di una sfera che ha per raggio
questa distanza qui. E quindi non saprei assolutamente dove mi trovo. Qui ho una sfera, tra l'altro, con raggio molto ampio, eccetera. Ma poi cosa succede? Succede che arriva il secondo satellite. E allora il secondo satellite, di cui anche di quello si conoscono le coordinate geocentriche, anche lui manda il segnale e quindi conosco la distanza anche da questo secondo satellite. E quindi io mi trovo non solo sulla superficie della prima sfera, ma anche sulla superficie della seconda sfera. E pertanto mi trovo esattamente nell'intersezione delle due sfere. E voi capite a livello intuitivo che l'intersezione tra due sfere è una circonferenza. Quindi il mio ricevitore si trova su questa circonferenza qui. Ma ancora non basta perché qui la circonferenza è chiaramente enorme, quindi dov'è che sono io? Allora entra in gioco un terzo satellite. Quando arriva il terzo satellite, misura anche lui la distanza e quindi mi trovo anche su quella sfera. Quella sfera va a intersecarsi con le altre due, per cui io a questo punto qui, vedete, adesso qui tiriamo via le sfere, mi trovo o sul punto dove sono io esattamente, che è l'intersezione delle tre sfere, o sul punto opposto, ma quello lì, siccome si capisce che è nello spazio distantissimo, viene escluso. Poi in realtà, adesso qui ho fatto l'esempio con tre satelliti, in realtà ne servono molti di più per poi calcolare le correzioni, eccetera, non stiamo più entrando in dettaglio, per cui capite che questo è il meccanismo per cui si riesce a determinare la posizione del ricevitore sulla base dei segnali dei satelliti. Eccolo qua, capite? E di conseguenza, poi tornando al sistema geocentrico, capite che allora io qui ho la X, la Y e la Z geocentriche del ricevitore. Questo poi io, l'animazione qui, se volete, per chi ha SketchUp, ve la do anche su Fai SketchUp, perché magari qui vedete giostrando qui il 3D su SketchUp, potete magari vederla. Ma adesso non so, vi risulta chiara questa spiegazione qua? Chiaramente molti di voi lo sapevano già, ma concettualmente vi risulta comprensibile? Sì, chiara, chiarissima, chiara, chiarissima. Bene, mi fa piacere. Ripeto, poi qui purtroppo, quando capite che si parla di 3D, è difficile far capire le cose lavorando in 2D, per cui io qui uso SketchUp, che è un software 3D il più diffuso. Tra l'altro facciamo anche dei corsi qui che partono a fine mese su questo software, per cui, perché allora, cioè perché qui se vai in 3D capisci dopo qui. Poi per dire, non so, tirare via le sfere e lasciare solo le circonferenze, allora capisci ancora meglio. Vabbè, comunque insomma, tiriamo via, chiudiamo anche SketchUp e andiamo avanti perché mi sa che stiamo facendo tardino. Ditemi se volete fare una pausa, però è perché se volete fare una pausa la facciamo, non c'è problema. O se volete che andiamo a fare tutto un tirone, niente pausa, no, 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 andiamo avanti, perfetto. Poi allora dicevamo che poi noi dobbiamo passare da questo sistema geocentrico, dobbiamo riportarci in un sistema topografico piano. Anche qui ve lo faccio vedere con un'animazione, chiudiamo questa e apriamo questa. E allora qui vedete che qual è la situazione qui che abbiamo. Noi abbiamo il sistema geocentrico, che abbiamo detto agli assi che abbiamo detto prima, e però noi poi alla fin fine le coordinate le vogliamo avere su un piano. Sapete che la topografia piana assume un piano tangente, in questo caso all'ellissoide, dove sul punto di emanazione del rilievo, per cui sulla base GPS o sulla prima stazione celerimetrica, se faccio un rilievo con stazione totale, quindi si lavora su quel piano lì. Sapete che poi c'è la definizione di piano topografico, anzi scusate, di campo topografico, per cui all'interno di un certo limite la superficie della Terra che non è piana si può simulare ad un piano. Tutte cose che svilupperemo al corso con i docenti Masello e Surace. Qui adesso io vi faccio capire come allora anche una rilevazione GPS viene trasformata nel piano topografico. Lo vediamo sempre con questa animazione qui. Per cui adesso vedete, allora io ho l'asse X che è sull'incrocio tra equatore, adesso qui non è segnato, ma qui
è il meridiano di Greenwich e questa quindi è la longitudine. Poi chiaramente il punto P è a una certa latitudine. Qui vedete che la verticale sul punto P, che sarebbe più corretto chiamarla normale ellissoidica più che verticale, perché questa non è una sfera, è un ellissoide, per cui vedete che se questa qui è la verticale, non va a finire sul centro, sull'origine, ma va a finire un po' più qua perché è un ellissoide e quindi è schiacciato. Quindi questa è la verticale, chiamiamola pure così, e io devo arrivare ad avere un sistema cartesiano che sia su un piano tangente al punto P, che abbia l'asse Y, il nord per dire, sulla direzione del meridiano, questo è il meridiano passante per P, che abbia l'asse X, diciamo, ortogonale, che abbia l'asse Z sulla verticale. Come si fa questa trasformazione? Viene chiamata trasformazione euleriana. Concettualmente è così che si fa, vedete? C'è da fare una prima rotazione. Per cui vedete che gli assi geocentrici vengono ruotati della longitudine, no? Per cui l'asse X va a coincidere, diciamo, con la linea che ha la longitudine del punto P. Quindi quest'asse qui è andato a finire giusto in questa posizione. Poi dopo, in realtà, siccome io l'origine ce l'ho sul punto O, ma in realtà il piede della verticale ce l'ho invece spostato più in qua, devo anche eseguire una traslazione, per cui io quella origine lì, vedete, la traslo e me la porto giusta sul piede della normale ellissoidica, della verticale. Poi dopo cosa faccio? Ruoto in senso antiorario il sistema attorno all'asse Y, prima eravamo ruotati attorno all'asse Z, adesso ruoto attorno all'asse Y. Di cosa ruoto? Ruoto della latitudine, per cui porto l'asse X, vedete, a coincidere con la verticale ellissoidica. Quindi adesso io sono in questa direzione qua. Cosa mi basta fare adesso? Mi basta portare questa origine qui sul punto P e ho risolto il problema. Quindi porto sul punto P, quindi vedete che quello che era prima l'asse Z diventa il mio nord topografico. Quello che era l'asse Y diventa il mio est topografico e quello che era l'asse X diventa il mio asse Z topografico. E quindi adesso io qui uso le lettere minuscole. In realtà io qui ho lasciato XYZ, ma troverete nei testi, nei libri, probabilmente anche al corso che terranno i docenti, qui troverete scritto N per nord e N minuscolo per nord, E minuscolo per est e U che vuol dire up in inglese per dire che va in su. Quindi questa è la trasformazione, poi questa trasformazione qui è una formula matriciale che poi al corso c'è tutto il primo modulo, poi ve lo accennerò, ne parliamo anche, facciamo i richiami di matematica, quindi daremo anche i concetti di matrice, eccetera. Quindi uno sarà anche in grado di applicare la formula. E poi magari daremo anche dei fogli Excel per applicarla. Io li ho già messi, per esempio, in certe occasioni sul mio libro sulle ricofinanzioni, ma qui lo vedremo per queste cose. Però ripeto, qui non è tanto importante poi imparare la formula, saperla applicare a occhi chiusi. È importante sapere il concetto e sapere che avviene questo. Ditemi se vi è chiaro questa spiegazione qui. Chiaramente la spiegazione è molto blanda. Però il concetto spero l'abbiate capito. E allora adesso io prima di entrare su geoide, eccetera, che è una roba più complessa, vorrei tornare un po' su questa slide qui, perché qui abbiamo detto che i rilievi GPS si basano sulle baseline e prima vi accennavo che se io misuro la baseline da P1 a P2 e poi la misuro la baseline da P2 a P1, sì, mi aspetterei che le cose fossero simmetriche. E allora qui, per farvi capire questo, anche qui torno su pregeo. Su pregeo adesso io vado qui, seleziono un libretto tra, mi pare, gli elaborati. Ecco, seleziono un libretto semplicissimo. Vedete, questo qui è un libretto
sempre GPS, che ha la base 1000, queste sono le coordinate geocentriche, anzi facciamo così perché così se riusciamo anche a mettere le schermate su due semischermi, volevo anche andare qui dove ho sulle slide i dati. Vedete qui in pratica questo rilievo ha la base 1000 e rileva un punto 2000. Sulla riga 1 ho le geocentriche, che vedete sono questi valori qua, fidatevi, se no potete controllare. E poi dico che ho rilevato il punto 2000 nel quale ho misurato questi delta X, delta Y, delta Z. Ok? Adesso su Pregeo, che torniamo a ingrandire, qui lo imbroglio sempre facendogli credere che ho cambiato qualcosa, così lui lo rielabora. Se lo rielaboro, andiamo a vederci le coordinate. Le coordinate, adesso anche qui andiamo a mettere su una schermata a metà schermo. Vedete, adesso qui, se andiamo a confrontare, vedete, la est è meno 5438,77. Io poi, a differenza di Pregeo, sono abituato a mettere prima la est, poi la nord, non ha importanza. La nord è 2987,391, lasciamo stare gli SQM che sono bassi, eccetera. E se andiamo giù qui, troviamo anche la quota che vedete è meno 11.684. Bene, questi sono i risultati di questo libretto qui. Poi qui cosa mi sono divertito a fare? Mi sono divertito a invertire la baseline. Adesso lo vediamo qui. In pratica io cosa ho fatto? Ho detto benissimo, adesso la 1000 aveva queste coordinate geocentriche, rilevando la baseline sulla 2000 aveva questi delta, per cui io sommo i delta alle geocentriche della 1000 e trovo le geocentriche della 2000. Perché guardate che poi qui GPS è semplicemente questo, non è che sia altro. Io ho le geocentriche di un punto, ho i delta a un altro punto, trovo le geocentriche di quell'altro punto. Poi allora, cosa ho fatto? Su Pregeo ho scritto un altro libretto che però questa volta ha come base 2000 e ha queste coordinate geocentriche qui della 2000. Poi ho preso i delta e li ho cambiati di segno, ovviamente, perché se adesso voglio tornare indietro dalla 2000 alla 1000 devo cambiare di segno a questi delta, devo fare meno anziché più, quindi meno con meno da più, vedete qui sono esattamente quei valori cambiati di segno. Elaboriamo anche questo secondo libretto, quindi torniamo sul Pregeo, chiudiamo questa elaborazione qui, andiamo ad aprirci, scusate, andiamo qui, questo devo chiudere l'elaborazione, devo tornare sul Pregeo, andiamo ad aprirci il libretto 2000, lo guardiamo, vedete, questo qui è esattamente il libretto che vi ho fatto vedere adesso sulla slide, quindi con... Qui c'è la 2000, le geocentriche della 2000 e i delta invece sulla 1000. Andiamo anche qui a dirgli che gli facciamo credere di aver cambiato tutto e andiamo a elaborarlo. Andiamo a elaborarlo, andiamo a vedere i risultati. Torniamo anche qui sulla slide. E quindi qui sulla slide eravamo qui e la lanciamo. Ah no, beh, qui non possiamo lanciarla, se no non riesco a metterla, a metterla nello schermo qui. Questo qui è sempre un po' difficile quando ci sono. Vabbè, qui allora vediamo se riesco. Perché qui quando il monitor si decide lui che vuole, ecco, forse andando qui. E allora come devo fare qui a rimettere che vada a tutto schermo, che non ci riesco più? Ragazzi, vedete cosa vuol dire? Forse clic sull'icona in basso, sulla barra No, applicazioni, eccolo magari qua, la puoi fare. ingrandì. Ecco lì, però viene fuori quando vuole lui, cioè non ho ben chiaro. Vedi, questo qui, forse con doppio clic dice ingrandisci. Va bene, adesso qui non sto più lì a rimpicciolirlo, se no ho queste difficoltà qui, ma se voi andate a vedere, ecco, tenetevi in mente 5441,344 meno 2982,700, torniamo qui. Ecco, forse qui se mi sposto ancora più in là, ma non ci riesco più. Ah, ecco, adesso ci riesco. Vedete qui
5.441.344 meno 2.982.70 e la quota esattamente, chiaramente tutto in cambiato di segno, quindi vedete che otteniamo questi risultati. Adesso noi abbiamo calcolato la 2000, anzi scusate, la 1000 a partire dalla 2000. Andando a confrontare i valori di prima, questa qui è la 2000 calcolata dalla 1000, dava questo risultato. Questa è la 1000 calcolata dalla 2000 e dà questo risultato. Vedete che solo la quota dà 0, no? E poi sarebbe bello anche capire perché, mentre est e nord danno differenze di 2 metri e mezzo, di 4 metri e 70. Domanda, perché trovo queste differenze? Visto che io ho semplicemente detto, guarda, mi calcoli la 2000 dalla 1000 e poi ho invertito tutto e gli ho detto calcoli la 1000 dalla 2000. Perché trovo queste differenze qui? La domando a voi. Perché uno è misurato? Non lo so. L'altro è calcolato. Perché cambia la normale al punto? Il piano di riferimento è cambiato. Questa, ma scusa, Amedeo, tu sei fuori concorso, quindi Domenico dice il piano di riferimento è cambiato, che è una risposta saggia, un altro l'aveva data ancora prima. Ancora prima l'aveva data, mi sfugge il nome. Vabbè, diversi sistemi di riferimento. Non lo so, deve essere nord diverso, approssimazione di calcolo, distorsione cartografica. Distorsione cartografica non c'entra, approssimazione di calcolo non c'entra. Nord diverso c'entra, diversi sistemi di riferimento c'entra. Una è una baseline, l'altra è un'interpolazione, no. Diversi sistemi di riferimento sì, l'abbiamo già detto. Però mi è sfuggita una risposta di una geometra donna che diceva ellissoide, però non la vedo più. È che era una risposta corretta. Cambio l'indirizzo di rototrallazione. Sì, adesso più o meno sì, diciamo che qualcosa c'entra quello che dite. Però ecco, adesso guardate, io vi dico con grande sincerità. Quando ho fatto anch'io questi ragionamenti, anch'io sì, non ero ben certo. Poi ho sottoposto la cosa a Renzo Maseroli e lui me l'ha spiegata in maniera molto chiara. E adesso io cercherò di spiegarvela a voi per farvi capire appunto poi l'importanza, ecco, di saperle queste cose, no? Per capirlo, andiamo sempre qui su SketchUp e adesso allora abbiamo detto che sistema geocentrico ha gli assi che abbiamo già visto. Se io ho un punto P, allora capite che questo punto P, vedete, ha il suo bel nord, cioè quando io trasformo la baseline, cioè trasformo da geocentriche a topografiche piane, lì il nord va, vedete, sul meridiano che passa per P. Qui si crea il piano tangente, l'est va ad angolo ortogonale. E la Z va sulla verticale e questa è la terna che si chiama appunto terna euleriana del punto P. Se inserisco il punto Q, che sarebbero i nostri 1000-2000 per capirci, qui capite che allora questo è il punto P. Andiamo a mettere in proiezione il punto Q. Vedete che il punto Q lui ha il nord sul suo meridiano e quindi siccome i meridiani convergono sul polo. E capite che questi qui sono due assi che non sono paralleli, ma sono convergenti. Naturalmente, poi anche l'asse X e anche l'asse Z non sono assimilabili, non sono comparabili. E quindi, in sostanza, se io calcolo le coordinate topografiche di Q rispetto a P, non ottengo gli stessi risultati di quando le calcolo calcolo P rispetto a Q. Non so se vi è chiaro qui. Se volete possiamo mettere anche i due piani, vedete? Allora, questo qui, ecco, lo metto che si veda in sezione, questo qui, vedete che ho messo in sezione, è il piano tangente su P. Quest'altro qui, che adesso vedete qui inclinato, è il piano tangente su Q,
se addirittura riuscissi, e vediamo se riesco a metterli tutti e due in proiezione, vedete che i due piani sono sghembi. Adesso chiaramente qui è tutto stra-esagerato perché siamo qui vicino al polo e qui vicino all'equatore, quindi figurarsi. Ma è per far capire. Vedete che però questo fatto che i piani siano sghembi dà luogo anche a un'altezza risoidica diversa, perché qui vedete che qui le barrettine sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fino alla blu e qui ce ne sono due in più. E allora sarebbe bello capire come mai invece qui la quota pregevole la dà corretta. Qualcuno di voi sa questo, perché qui l'unica cosa corretta che dà pregevo è la quota. Perché viene corretta la quota? Perché sembrerebbe che invece l'unica cosa che dovrebbe sballare parecchio è proprio l'altezza ellissoidica, perché chiaramente il piano tangente in Q diciamo presenta un'altezza ellissoidica in P che è molto diversa rispetto all'altezza ellissoidica in Q rispetto al piano tangente in P. E lì ve lo dico io perché in pratica poi i programmi di topografia applicano la correzione dell'errore di sfericità terrestre, per cui siccome questo calcolo qui per distanze non abissali, non molto lunghe, corregge la sfericità, per cui la quota viene giusta lo stesso. Ecco, accontentatevi, diciamo, di questa spiegazione. Qui poi chiaramente tutte queste cose del corso invece vengono dette in maniera molto più dettagliata e molto più approfondita. Ecco, e ripeto, io queste cose poi, sì, voglio dire, le ho sviscerate bene proprio grazie all'aiuto di Renzo Maseroli e Luciano Suracci, che sono i docenti del corso. Non so, adesso stiamo facendo che ora? Gregorio, quanto è passato da quando abbiamo iniziato, a parte le spiegazioni iniziali? Perché non vorrei sforare di tantissimo. E non ho guardato il tempo, Ok, va quindi. bene. Comunque vado avanti perché tanto non ci manca molto. Poi naturalmente abbiamo detto che le quote invece hanno tutto un discorso a parte perché per quanto riguarda le quote non conta l'ellissoide, perché l'ellissoide è un solido geometrico che serve per fare dei calcoli essendo un solido geometrico per quanto sia complesso, ma è un solido che ha una sua regolarità geometrica. Per le quote entra in gioco il geoide qui esasperato è questa patata qui, nel senso che per le quote sapete che entra in gioco la gravità, perché noi diciamo che un punto è una certa quota perché ha una sua gravità. Il geoide, vedete, qui è scritto, è una rappresentazione della Terra basata su linee di gravità costante, per cui qui vedete questi diciamo protuberanze, questi affossamenti. Perché chiaramente dove ci sono grandi masse dovute in particolare alle montagne in superficie, ma anche a masse interne, chiaramente lì la gravità aumenta, dove ci sono gli oceani e le fosse oceaniche la gravità diminuisce, per cui questa è una rappresentazione chiaramente molto esagerata, molto esasperata, di come sarebbe la Terra se io la rappresentassi con punti a gravità costante. Quindi poi l'approssimazione che si fa è quella di dire che questa è la forma che avrebbe la Terra se i mari fosse possibile che i mari penetrassero all'interno dei continenti e potessero disporsi secondo la gravità terrestre. Voi sapete che i mari, essendo l'acqua, essendo un liquido, si dispone secondo la gravità terrestre, addirittura sono le maree perché c'è la gravità lunare, eccetera. E quindi, diciamo, un po' figurativamente, il geode viene un po' espresso così. E l'ho scritto qui, è come se i mari fossero messi in comunicazione tra loro e potessero penetrare sotto i continenti avvolgendo l'intero pianeta. Quindi questo è il geoide. Allora qui, poi qui, vabbè, capite che allora io per passare dall'altezza ellissoidica, poi vedremo una slide specifica, a quella geoidica, quindi a quella effettiva, devo conoscere quella che viene chiamata l'ondulazione del geoide, cioè che differenza c'è tra in metri proprio tra ellissoide e geoide. Lo capiremo meglio dopo. Qui c'è una slide per far capire, per esempio, che qui da noi in Italia il geoide è sempre sopra l'ellissoide, con una differenza che va da 37 metri in Calabria a 52 in Val d'Aosta. Perché? Perché l'Italia è sostanzialmente molto montuosa, dove ha Alpi e Appennini,
che, per cui il geoide va sopra, però vedete che negli oceani qui va sotto, in gran parte degli Stati Uniti il geoide è sotto, dove ci sono grandi catene montuose va torna sopra di parecchio, eccetera, eccetera. E allora qui, ecco, non parliamo ancora della deviazione, ma restiamo su questo discorso della quota, perché sennò perdiamo il filo. Quindi capite che per quanto riguarda la quota, qui allora vedete, questo è il mare. Abbiamo detto che il geoide è come se il mare potesse, diciamo, penetrare sotto i continenti e si disporrebbe secondo la gravità. Mentre l'elissoide, che è questa linea, diciamo, rossa, e qui capite che allora l'elissoide invece è un solido geometrico, per cui qui capite che la quota ortometrica H è quella riferita al geode, cioè sarebbe, per cui è scritta anche la definizione canonica, è la lunghezza dell'arco della linea di forza di gravità tra il punto P e il geode. Adesso qui è scritta in maniera erudita, ma praticamente è la gravità che c'è sul punto P rispetto al geode. Mentre l'altezza ellissoidica H è invece proprio la distanza sulla normale ellissoidica dal punto P all'ellissoide. Quindi io devo conoscere questo N, viene chiamato con questa lettera N, che è l'ondulazione del geode sul punto P. Quindi se io conosco questa ondulazione, questo valore di N, sono in grado di passare dall'altezza ellissoidica H minuscolo alla quota ortometrica H maiuscolo. Questo credo che molti di voi lo saprete, lo sapevano già, ma insomma io qui ve lo ripeto per farvi capire poi cosa tratterà il corso, e saprete anche che poi per fare queste trasformazioni, allora per sapere questa ondulazione del geoide nella zona in cui mi trovo, ci sono i grigliati e lì bisogna capire cosa sono questi grigliati. Poi anche lì trovo in quel sito, mi dicono, ma io mi fa tutto il mio strumento che ha i grigliati già inseriti nel controller, mi fa tutto il mio software di elaborazione, per cui io cosa vuoi che me ne freghi a me, e tutti quei discorsi di prima. Ecco, io invece vorrei spronarvi e diciamo darvi questo spirito di conoscenza, di dire sì, me lo fa lo strumento, me lo fa il software, ma voglio saperlo anch'io. Ecco, questo è l'obiettivo di questo mio seminario qui di oggi. E sarà ancor più l'obiettivo che avranno i professori Masaru e Surace durante il corso. Poi dopo, qui, tornando sulle quote, chiaramente c'è anche un'approssimazione da fare, perché io dico, su rilievi di piccola estensione, come sono in genere quelli catastali, che sono l'arco di poche centinaia di metri, perché vedete, geoide dell'elissoide, nell'arco di poche centinaia di metri, non è che la variazione geoide sia repentina, la variazione geoide cambia in base alle masse terrestri, per cui non è che cambi da qui a 100 metri e più in là, capite? Quindi normalmente tanti software, anche il mio per esempio, ma tanti altri, anche Pregeo, che assunzione è che fanno? Che se io in una zona molto piccola posso considerare il geoide parallelo all'ellissoide, allora voi capite che io misuri, cioè il dislivello tra il punto A e il punto B, che io lo misuri sull'altezza ellissoidica HA meno quella HB, o che lo misuri sull'altezza geodetica HA grande e HB grande, e ottengo lo stesso risultato, perché se questi due qui li considero paralleli, allora capite che, e normalmente su rilievi come quelli catastali si fa questa assunzione qui, e la fa anche Pregeo, appunto perché si presume che non si vada mai fuori dal campo topografico, si rimanga sempre all'interno di una superficie limitata, per cui ecco, questo è anche da dire, per cui qui in questo caso non è necessario conoscere l'ondulazione del geode, quindi qui non servono i grigliati, eccetera. Ultimo discorso per quanto riguarda questa parte qui, la deviazione normale ellissoidica, ma lo vediamo già con la slide figurata e non con il testo, perché cosa succede? Che l'ellissoide VGS84 è planetario, ovviamente. Il geoide della Terra ha le sue belle ondulazioni, che abbiamo visto variano da continente a continente a seconda delle masse. Però allora, cos'è che è interessato alle varie nazioni? Nazioni,
o gruppi di nazioni, parliamo l'Italia ovviamente, interessa di avere un ellissoide che sia il più possibile combaciante con il geoide. Allora cosa hanno fatto le varie nazioni, tra cui l'Italia? Hanno detto benissimo, io creo un ellissoide locale, hanno fissato un punto di tangenza su Roma-Monte Mario, l'ellissoide viene chiamato infatti Roma 40, che avete sentito molto come denominazione, per cui allora io ho molta più coincidenza tra ellissoide e geoide, perché se sto sul VGS 84, allora lì abbiamo visto che ci sono quei 40-50 metri costanti. Quindi è stata fatta questo tipo di situazione qui. Chiaramente, se io utilizzo un ellissoide locale rispetto a quello VGS 84, c'è una traslazione perché è un altro ellissoide, per cui diciamo è traslato rispetto a quello VGS 84. E poi c'è anche una deviazione della normale ellissoidica, perché quella che era la normale, diciamo, all'ellissoide VGS84, adesso è una normale a questo ellissoide locale, per cui qui c'è un angolo di deviazione tra le due normali, e di questo va tenuto conto, Presenio ne tiene conto, altri software ne tengono conto, ecco, ma volevo solo dirvi questo. Qui direi che abbiamo terminato questo capitolo qui. Rimarrebbe la parte di distanze, di topografia, un po' di cartografia, perché il terzo modulo è dedicato alla cartografia. Qui ho proprio preso a prestito due slide, una di Luciano Surace e poi l'altra l'ho ricavata da Renzo Maseroli, per farvi capire poi cosa tratterà il corso, perché vedete che qui chi ha seguito il seminario di aprile, qui Luciano Surace su questa slide si è soffermato probabilmente un bel quarto d'ora, per far capire quante sono le distanze in topografia. Perché lui diceva, io misuro la distanza tra il punto A e il punto B, questa è la superficie fisica, questa non misura mai nessuno perché dovrei andare su e giù in questa maniera qui, si misura la distanza rettilinea tra il punto A e il punto B, questa è la distanza misurata, ma poi devo riferirmi all'ellissoide, o meglio, poi vedremo alla sfera locale che approssima l'ellissoide, e quindi ho la distanza geodetica, ma la distanza geodetica è sulla superficie dell'ellissoide e devo portarmela invece in quota, per cui diciamo qui questa sfera locale viene gonfiata come un palloncino per andare sulla quota media tra i due punti A e B, e quindi è la distanza sull'ellissoide a quota media. Poi c'è la cartografia, per cui io vorrei che questa distanza qui fosse riportata su un piano cartografico, perché allora su un piano vado meglio a lavorarci, eccetera, eccetera. Quindi vedete, ci sono ben quattro distanze. Poi tutto questo ha a che fare con il raggio di curvatura della sfera locale, eccetera, eccetera. Questo per farvi capire, sì, che noi quando parliamo di distanza in topografia come geometri, intendiamo dire sì, la distanza è quella, punto, fine. In realtà è un pochettino più complesso di così. E allora qui poi il professor Maseroli su quel seminario, ma poi naturalmente al corso, aveva messo giù una slide, qui ho cercato di metterla più in grande perché si capisca meglio, perché poi lui parlerà della cartografia, dei vari sistemi di riferimento, e allora ci spiegò quel giorno come si fa a passare dalla superficie terrestre ha un piano, perché la carta, la cartografia, la mappa è un piano. E allora vedete che qui ci sono tre situazioni. C'è una distanza che sulla Terra, sulla superficie terrestre, è in realtà una distanza curva, è una geodetica. Quando io la voglio rappresentare sulla carta, sul piano, diventa una distanza rettilinea. E quindi in pratica io devo passare da questa distanza curva a una distanza rettilinea. Naturalmente, qui facendo questa trasformazione, non è che la distanza rettilinea è uguale a quella curvilinea, è naturalmente diversa. E allora qui, per passare appunto dalla superficie della Terra alla cartografia, devo calcolarmi questo, viene chiamato modulo di deformazione lineare, che non è altro che il rapporto tra questa ds', cioè la distanza sulla cartografia, che è rettilinea, fratto la distanza curvilinea che c'è sulla superficie terrestre. Questo è il modulo di deformazione lineare. E
Vedete qui però la freccia va sia in un senso che nell'altro, perché quello che è interessante nella cartografia, perché adesso poi lo diceva il professor Masaroli quel giorno, non è che poi adesso si usano le carte cartacee, no? Le mappe cartacee, si usano i GIS, si usa tutto informatizzato, per cui però i concetti sono rimasti perché io devo conoscere se ho una visione piana. Devo sapere questo modulo perché io devo poter passare dalla linea curva a quella piana della cartografia e anche l'inverso. Quindi misuro sulla carta e dalla misura sulla carta voglio risalire alla misura reale sulla terra. Ecco, quindi questo è il motivo per cui la freccia è sempre bidirezionale. Poi c'è la superficie, perché se io ho una superficie sulla terra che sia, diciamo, assimilabile a un rettangolo, un quadrato, qualsiasi poligono, chiaramente quando lo voglio riportare sulla carta, qui devo riportare un rettangolo, non è che posso tenermi qui le quattro curve, no? E quindi anche qui c'è un modulo di deformazione superficiale, viene indicato con la lettera greca mu, che anche qui non è altro che il rapporto tra la superficie che ho sulla carta di ρ' fratto la superficie che ho effettivamente sulla Terra. Questo è il modulo di deformazione superficiale. Poi c'è quello angolare, perché se io misuro un angolo sulla superficie terrestre, chiaramente l'angolo va via secondo due linee curve, mentre io sulla mappa devo portarlo ad avere due linee rettilinee, per cui il modulo di deformazione angolare, invece, questo qua non è un rapporto, ma è la differenza tra l'angolo alfa primo che ho sulla carta, sulla cartografia piana, sul piano, per capirci genericamente, meno l'angolo che ho sulla superficie terrestre. Ecco, qui, ripeto quello che ha detto Sor Masaroli quel giorno, queste deformazioni qui non vanno interpretate come errori, perché uno dice, ah, ma allora qui io commetto degli errori andare a misurare le robe sul piano rispetto. No, queste sono dei coefficienti, sono delle trasformazioni che mi permettono di passare sempre dall'entità sulla superficie geodetica all'entità sul piano. Quindi non è da vedere come un errore. Ecco. E allora qui poi ho scritto semplicemente che, beh, intanto qui c'è da capire una cosa, che di queste tre, di queste, torniamo un attimo indietro, di queste tre trasformazioni io posso applicarle tutte e tre, oppure alcune. L'unica che non riesco, adesso lo vedremo, l'unica che non riesco a eliminare è quella lineare. Qui c'è un teorema di Gauss che spiega come mai non riuscirò mai la distanza geodetica a averla uguale sul piano, e lì poi al corso, credo, insomma, Masaroli lo spiegherà in dettaglio. Allora, detto che quella lì non si può eliminare, le altre due invece si possono eliminare, per cui le rappresentazioni si dividono in tre categorie. Ci sono quelle conformi che preservano gli angoli. Per cui quelle conformi, un angolo sulla superficie geodetica della Terra è uguale a quello sul piano, per cui il delta di prima è pari a zero. Poi ci sono quelle equivalenti, se vi ricordate il mu di prima, che invece preservano superfici. Per cui una superficie sulla superficie geodetica rimane tale anche sul piano, e quindi questo valore mu è pari a zero. Poi ci sono quelle afilattiche. Allora, qui non trovate quella che rispetta le distanze, perché abbiamo detto che quella non è neanche possibile. Troviamo quelle afilattiche che non preservano nessuna delle tre entità, quindi non preservano le distanze perché quelle non sono mantenibili ed è impossibile mantenerle. Non preservano gli angoli e non preservano neanche le superfici. Allora uno dice, ma cosa servono queste qui che non preservano niente? Servono perché, diciamo, non preservando nessuna delle tre entità, diciamo, faccio un po' una media tra tutte e tre e ottengo una situazione mediata che potrebbe anche farmi comodo in certe situazioni. E quindi lì, poi durante il corso, i professori Masaroli e Surace spiegheranno quando è conveniente quella afilattica. Poi in realtà vedremo che quelle più utilizzate sono quelle conformi, perché
Conforme vuol dire conforma, vuol dire che preservano le forme. Cioè, se io ho, voglio dire, una forma quadrata sulla superficie della Terra, rimane quadrata anche sul piano perché gli angoli rimangono inalterati. Ecco, quindi sono quelle un po' più usate. In particolare vedremo quella di Mercatore, che è quella più antica, ma che viene ancora utilizzata. Voi vedrete che anche le strumentazioni GPS vi danno le UTM, che sono appunto, è la sigla internazionale Universal Transverse Mercator, che è quella di Mercatore. Vedremo quella di Lambert, che è una conica. Vedremo soprattutto Cassini-Soldner, che è quella del catasto italiano per gran parte delle province. Poi vedremo anche quella di Gauss e penso vedremo anche, anzi sicuramente vedremo anche poi con le varianti, diciamo, poi applicate da Boaga. Perché sapete che alcune province in Emilia, in Alta Toscana, hanno le mappe in Gauss-Boaga. Ci sarebbe anche il Samson-Flansten, non so se poi, adesso poi lo chiederò a Masoli sull'Ace se magari faremo un cenno anche di quella, perché mi pare che la provincia di Reggio Emilia, tu Corrado che sei reggiano, con la Reggiana in Serie D, giusto lì avete Samson-Flansten, giusto? Solo voi mi pare, neanche Modena. Sì, Samson-Flansten, e quindi magari vedremo se parlare un pochino anche di quella. Quindi nel corso vedremo queste tre, tutte queste rappresentazioni, capiremo come passare da una all'altra, perché poi questo è un altro aspetto, no? Qui poi io sento Geom e dico, ma il mio GPS mi dà le Gauss-Boaga, mi dà Cassini, forse no, ma insomma, cioè, parlo, mi dà le UTM, mi dà... ma poi voglio dire, ecco, voi conoscete questi sistemi di riferimento? Conoscete che coordinate sono, su cosa sono basate i moduli deformativi che abbiamo visto prima? Ecco, li conoscete questi dati qui o no? Domenico dice di sì. Aspettiamo gli altri. No, tutte. Sì, no, 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 no. Tendenzialmente dice, ecco, questa è una bella risposta, dice tendenzialmente le conoscerei. Sì, ma non in modo approfondito, le CTR Venete sono in Gauss-Boaga, vero? Adesso parleremo della CTR Veneta e quindi vedo che gran parte di voi dicono di no. Ecco, e allora qui torniamo sempre al punto di partenza, che c'è da domandarsi se usando strumentazioni e software che ti danno valori con questi sistemi di riferimento sia corretto non conoscerli, ma non dico poi tenersi a memoria i parametri né niente, ma così diciamo almeno sapere di cosa stiamo parlando. Poi qui alla fine vi faccio vedere solo una slide, perché uno dei moduli del corso è dedicato alla geomatica, e allora qui ho voluto mettervi una definizione, perché adesso si parla di geomatica, ma insomma è giusto anche così dire cosa si intende. Adesso ce ne sono tante definizioni, questa mi sembrava la più, l'ho trovata su internet, non è che mi sembrava la più pertinente. Dice: disciplina che integra le nuove tecnologie informatiche con i diversi settori tecnico-scientifici relativi al rilevamento e al trattamento dei dati ambientali e territoriali. Quindi è una disciplina che integra le nuove tecnologie informatiche, perché siamo nell'era informatica, quindi adesso diciamo prima, guardare una mappa su carta non ha più senso, no? Perché ci sono i GIS, ci sono sistemi informatici che ti fanno vedere in 3D, che ti danno tutti i dati possibili e immaginabili, che hanno sotto il database, per cui tu clicchi un punto e sai tutte le informazioni analitiche di quel punto, eccetera, eccetera. Però vedete che qui, ecco, integra le tecnologie informatiche con diversi settori tecnico-scientifici relativi al rilevamento e al trattamento dei dati ambientali e territoriali, e qui vedete che tra questi viene citata la cartografia, la geodesia e anche il rilievo catastale. E guardate che non l'ho aggiunto io il rilievo catastale, c'era in questa definizione di Wikipedia. Quindi vuol dire che anche il rilievo catastale rientra nella geomatica, perché tanti dicono, è il solito discorso, no, che mi hanno fatto su quel sito, no? Mi hanno detto, ma geomatica, ma cosa vuoi? Ma noi usiamo Presenio, siamo dei geometri. Per carità, anch'io sono un geometra e mi considero un umilissimo geometra. Però si tratta di capire che il tempo passa e non, purtroppo non passa invano, capito?
Io quando ho fatto la scuola, io nell'era paleolitica, dicevo, no? Ma qui le tecnologie di quell'epoca andavano fuori col teodolite e la stadia, capite? E adesso io non è che posso rimanere fermo a quelle concezioni là, perché se no io sono completamente fuori dal mondo. Vabbè, lasciamo stare, quindi questa è la definizione. Adesso io qui non vi annoio più tanto perché è passato parecchio tempo. Volevo solo farvi capire come poi conoscere questi, per esempio, sistemi di riferimento ha anche un utilizzo pratico, e lo faccio tornando sul sito ricofinanzioni.it e andando, adesso qui magari vediamo se non sono loggato, sì, mi pare di sì che sono loggato, per cui entro nel visualizzatore. Questo è il visualizzatore disponibile gratuitamente su questo sito, ovviamente. Quindi qua c'è la cartografia catastale, che sapete che l'Agenzia delle Entrate ha messo in funzione gratuitamente a inizio anno. Adesso qui vedete, mi localizzo, nel senso che lui sa che io sono a Bassano del Grappa e sono più o meno qui. In realtà io sono dentro questo fabbricato qui. Dopo chiaramente qui c'è una certa approssimazione. Vedete, questa è la cartografia catastale, quindi qui potrei anche esserci entrato dando la provincia, dando il comune, dando il foglio, dando la particella. E quindi vado sulla zona che mi interessa. Ma qui vedete che poi, se agisco qui sul cursorino della trasparenza, sotto vedo qui di base, mettiamo OpenStreetMap perché è uno sfondo gratuito. Ma se vado a dirgli cambia sfondo, potrei per esempio mettere, non so, Google Earth, per dire, no? Perché allora mi interessa vedere come è messa la cartografia catastale rispetto a Google Earth. Ma potrei anche, prima un collega citava la CTR Veneta, potrei per esempio dire: io qui vorrei anche vedere sotto un'altra cartografia. Qui vedete, vado su sistema servizio UMS personalizzato, però allora vedete che qui, se voglio vedere una cartografia, sapete che molti siti, le regioni con le CTR in tanti casi, o anche altri enti che sviluppano piani urbanistici, cartografie GIS sull'urbanistica, eccetera, mettono a disposizione, cioè la cartografia te la fanno vedere. Bisogna sapere l'URL del sito, bisogna sapere il layer. Adesso non stiamo qui a entrare su cos'è il layer, ma insomma, i layer sono come quelli del CAD, sono vari strati. Ma poi bisogna sapere il sistema di riferimento, che è questo codicino qui. E quindi, se io voglio dare uno sfondo riferito a un'altra cartografia, questo sistema di riferimento lo devo conoscere. Adesso qui, vi domando, qui poi sulla slide avevo anche messo, no, questo l'abbiamo visto su un seminario in marzo, avevo messo anche chi è l'ente che dà questa codifica, avevo messo anche i vari codicetti che sono utilizzati nei sistemi di riferimento utilizzati in Italia. Domanda: voi sapreste dare questo codicino per dire voglio vedere una cartografia sotto quella catastale o no? Perché adesso vedete che allora io qui, in maniera molto tranquilla, qui abbiamo messo anche una pagina di suggerimenti. Vado sulla zona Veneto, perché siamo nel Veneto, e vedete, questi dati qui sono già scritti, per cui se io clicco compila form, lui mi compila già questi dati, mi mette il codice del sistema di riferimento e gli dico cambia sfondo. E allora vedete che adesso io qui sotto ho la CTR del Veneto, che chiaramente poi, per vederla in trasparenza, qui dopo capite, sapete che la mappa catastale la vedi solo quando sei a un certo grado di zoom, perché poi vedete che sparisce. Però vedete che allora io qui posso vedere appunto la cartografia catastale rispetto a quella alla CTR Veneto. Qui siamo qui a Bassano del Grappa, e quindi credo che queste sovrapposizioni siano interessanti. Quindi voglio dire, anche per un geometra che fa la sua attività normale, sia molto utile poter fare questo tipo di sovrapposizioni. Però allora bisogna sapere anche lì cosa sono quei codicini, qual è il sistema di riferimento da dare, eccetera, eccetera. E quindi credo che anche il modulo di cartografia, che poi spiegherà i sistemi di riferimento, possa essere utile a un geometra. Ecco perché, ripeto, lo scopo mio di oggi è stato quello di, non so se sono riuscito,
di farvi capire che anche un geometra che fa catasto, che fa lavori da geometra, ma non per sminuire i lavori da geometra, può trarre grande beneficio dalla conoscenza di questi temi qui. Non so se ci sono riuscito e quindi ve lo chiedo a voi perché direi che adesso possiamo anche terminare qui. Quindi ve lo chiedo a voi se ci sono riuscito o meno. Se non ci sono riuscito, pazienza, ho fatto del mio meglio, quindi spero comunque che questo seminario vi sia stato utile. Qui mi dicono sì, certo, interessante, bravo, mi fa tutto molto piacere. Utilissimo, benissimo. Ecco, adesso io concludo, vediamo qua sulla slide se avevo dimenticato qualcosa, no? Dopo concludo con un filmatino, ma prima ancora, vi voglio chiaramente far vedere come potete andare a iscrivervi al corso che parte il 24 col primo modulo. Vedete qui, dovete andare sul sito corsigeometri.it. Qui il corso, questo seminario di oggi che adesso sparirà da domani. Per quelli di voi che sono interessati alle riconfigurazioni, io mercoledì prossimo tengo un altro corso che dura 3 ore sull'evoluzione delle tecniche risolutive nelle riconfigurazioni, per chi è interessato, è gratuito, no, gratuito no, questo stavo per dire che è gratuito, costa 19,50 euro, dà 4 crediti formativi. Il corso dei professori Maseroli Surace è questo, si chiama Complementi di Geodesia, perché complementi? Perché chiaramente non è che un corso di 8 lezioni per modulo possa sviscerare l'intera geodesia, l'intera cartografia, perché ci vorrebbe un corso universitario. Quindi sono complementi, cioè, però vedete, guardate, io quello che ho detto a Maseroli Surace quella volta che abbiamo deciso di fare questo corso, ho detto guardate, studiatelo che sia per geometri. Queste due parole non sono qui a casaccio, questo è un corso studiato per geometri, quindi non abbiate timore che sia un corso universitario che per farlo bisogna essere degli Einstein, bisogna essere dei geometri. E siccome è proposto ai geometri, questo è un corso che credo possa far tanto, ma tanto, ma tanto bene a un geometra che chiaramente abbia un pochino di passione, che voglia capirci un po' di più su quello che fa, come dicevo all'inizio, che voglia capire anche forse cosa sono quei dati che gli spara fuori Preseo, che voglia capire anche se deve mettere una cartografia sotto quella catastale, qual è il sistema di riferimento che deve scegliere su quella tendina, che voglia capire queste cose qui. Ripeto, poi perché qui vedete, se entrate, io ho visto che tanti, vabbè, tanto vi dico che poi chi si iscrive entro il 24 ha in omaggio il mio libro sulle riconfigurazioni, che è questo mattone qui, che è alto, vedete, 10 centimetri, pesa 4,5 kg ed è una guida completa sulle riconfigurazioni. Io ho voluto darlo, guardate, questo libro qua in omaggio. L'ho chiesto al collegio, sono 1100 pagine, costa 78 euro in libreria, proprio perché ci tengo moltissimo che voi cogliate questa occasione qui. Per cui ho detto, guarda, prendiamo il libro, lo regaliamo, perché voglio veramente incentivare i colleghi a iscriversi. Perché ripeto, poi non è che un corso così si riesca poi a organizzare uno quest'anno, uno l'anno prossimo. Già questo. Sapete, adesso vedremo le date, finirà a metà 2019, quindi figurarsi voi poi organizzarne un'altra. Quindi tenete conto del libro entro il 24 e poi qui, dicevo, ci sono le date e qui il primo modulo, siccome sono richiami di matematica e teoria degli errori, quello che abbiamo visto all'inizio, è qui molti sono terrorizzati perché dicono, ma cominciano a vedere algebra lineare, cominciano a vedere matrici, cominciano a vedere sistemi, cominciano a rivedere le funzioni trigonometriche, ecco, non abbiate timore assoluto. Primo, perché sono tutte cose che sono state calibrate dai due docenti perché possano essere capite da un geometra diplomato. Secondo, perché sono cose che sembrano fantascientifiche, in realtà anch'io che le ho studiate in gran parte dopo la scuola, sono cose che se uno ci mette un pochettino di testa, le capisce benissimo. Tenete anche presente che poi io farò da assistente a questo corso, per cui se io che sono un geometra, se c'è qualcosa di oscuro che non vi entra bene, eccetera, io farò anche proprio dei webinar suppletivi. Per cui noi vedete, abbiamo lasciato tanti
tanto spazio tra questo è il corso che comincia 24, ma attenzione che il 19 faremo qui io o Gregorio una sessione preliminare in cui vi spieghiamo bene come si segue i crediti, i test, eccetera, quello che ho detto un po' all'inizio oggi. Però vedete che abbiamo lasciato, ecco, il primo modulo finisce con la lezione numero 8 il 12 dicembre e poi cominciamo il 30 gennaio. Abbiamo voluto lasciare un mese e mezzo perché qui, ecco, io, ma anche poi mi hanno dato già disponibilità. I due docenti stessi dovessero rimanere dei dubbi, dei punti oscuri e delle zone d'ombra, noi sfrutteremo quel mese e mezzo lì per fare dei webinar, delle lezioni suppletive per andare a coprirli. Quindi non abbiate timore qui. Poi, ripeto, il test non vi chiederà come si risolve un'equazione di terzo grado. Il test vi chiederà: durante la sessione abbiamo sviluppato un'elaborazione il cui risultato, dimmi il risultato che abbiamo ottenuto. Se il risultato era 126, le risposte saranno una 126, le altre saranno 11, 137 e 412 e voi dovete dire che la risposta era 126. Quindi il test sarà di quel tipo lì, non sarà un test concettuale. I test li farò io, non li faranno neanche i docenti, perché allora io so che devo farli in una certa maniera. Per cui non abbiate nessun timore e credo che sia un'occasione anche per avere richiami sulla matematica studiata a scuola e per avere anche qualche nozione in più. Ecco, questo mi premeva, prego. Ellisse d'errore. Ellisse d'errore, io vedo anche colleghi che fanno corsi, seminari in giro, ti disegnano ellissi di qua e di là, ma poi sanno veramente cos'è l'ellisse d'errore, come si calcola l'ellisse d'errore, quant'è l'SMS minore, quant'è l'SMS maggiore, perché l'ellisse d'errore è orientato di questo angolo qui e non di un altro, cioè non lo sanno, eppure li vedi disegnare ellissi dappertutto. Poi c'è la geodesia per la geomatica, quindi qui si entra appunto nel discorso ellissoide, vedete qui l'ellissoide, il geoide, l'ellisse locale, le quote, eccetera, eccetera, e poi si va. Andiamo avanti, poi si va sulla cartografia e vedete che anche qui dal 20 di marzo che finiamo il secondo modulo abbiamo lasciato fino all'8 maggio, quindi anche qui un mese e mezzo abbondante, perché anche qui poi ci inseriremo con eventuali webinar di approfondimento e di supporto. Io direi che avrei terminato. Beh, poi dico che quelli di voi che sono già iscritti ai nostri corsi, praticamente se entrano e vanno sui miei buoni. Adesso qui io magari non ne ho neanche uno perché sono io stesso. Ma qui troverete dei buoni sconto. Per chi ha già fatto due corsi ha 35 euro di buono sconto. Per cui oltre al libro scala anche 35 euro. Capito? Se uno di voi che è già iscritto ai nostri corsi invita un amico, si sconta altri 20 euro e l'amico ha 20 euro di sconto. Ecco, quindi tenete conto anche di tutte queste agevolazioni, andate a vedervi perché poi tanti non lo sanno neanche, ma se avete già fatto i nostri corsi, entrate qui, quando avete fatto il login, entrate, andate a vedere i buoni sconto, e magari avete anche due o tre di questi sconti qua, perché abbiamo fatto varie promozioni, per cui. E dopo sapete anche che allora, se fate i moduli costano 125 euro l'uno, potete iscrivervi anche a uno alla volta, se vi iscrivete a tutti e tre, ma anche non subito, se vedete subito anziché pagare 3,75 che sarebbe 125 per 3, pagate 2,95 meno gli sconti se li avete. Ma se anche vi iscrivete al primo modulo perché dite: ma aspetta, voglio vedere un po' se poi mi piace, non mi piace, nel momento in cui vi iscrivete al secondo e al terzo, vi verrà applicato comunque lo sconto per arrivare a 2,95. Non so se. Sì, io direi che ho finito. Se avete domande, però, ripeto, fatele o nel panel domande o appunto adesso potete anche cliccare l'iconetta, alzare la manina, per cui se volete vi do anche la parola, vediamo se c'è qualcuno che l'ha già fatto. Sì, qui vedo Stefano, vedo tu Gregorio, dammi una mano perché. Qui mi pare che ci sia solo E c'è solo Stefano.
Stefano, per cui come ecco, aspetta che allora io, Stefano, adesso ti avrei. Com'è che le vuole non mi ha. Ecco, Stefano, adesso io ti avrei aperto il microfono se vuoi intervenire in voce. Stefano? Stefano non risponde. Nel frattempo c'è qui Paolo che dice: il corso completo quanti crediti ha diritto? Ecco, il corso completo lo vedi qui. Da diritto a 96 crediti, quindi ampiamente sopra i 60, perché sono 32 crediti a modulo. Tenete conto che il termine per fare i test, per esempio, non è il 31 dicembre, perché poi uno dice: ma i test entro quando lo devo fare? Perché se devo farlo lì in settimana divento scemo. Questo corso, anche il primo modulo, non scade il 31 dicembre del 2018, cioè questo 31 dicembre, scade il 31 dicembre del 2019, per cui avete tutto il tempo che volete. Sapete che i nostri corsi si possono vedere sia in diretta per chi ha piacere appunto di essere in interazione con i docenti, sia registrati, per cui avete tutto il tempo di vederli, rivederli e di fare il test anche fra un anno e mezzo, si può dire, ecco, che avete capito. Quindi avete tutto il tempo che volete. Noi abbiamo voluto fare questo corso con grande lasco di tempo, proprio perché sappiamo che è un corso per molti che tratta materie magari poco affrontate o mai affrontate, quindi abbiamo voluto che ci sia tutta la calma necessaria. Uno potrebbe dire: io faccio il corso e poi l'estate 2019 mi prendo una settimana a Ferragosto, me lo guardo lì, mi faccio i test lì senza nessuno che mi rompe le scatole, ecco, per dire. Quindi avete tutta la calma e la tranquillità possibile e immaginabile. C'era invece adesso Dario, che vedo che ha alzato la manina. Dario, se vuoi intervenire, ti avrei aperto il microfono. Dario? Niente, allora vuol dire che cliccano l'iconetta per errore. Dario ha messo una domanda comunque, già non so leggerla. Dunque, vediamo. Ecco. Scusa, non ho capito una cosa. Sono andato sul sito educazione.it, ma per visionare queste mappe bisogna registrarsi e pagare un canone? No, bisogna registrarsi, sì, pagare niente, è tutto gratuito. Tra l'altro adesso li stiamo inserendo anche i punti fiduciali, è un po' quello che se conoscete che fa Visual Tough, però sempre gratis. Ecco, noi qui il sito è completamente gratuito, quindi quello che dovete fare voi qui è semplicemente, se non siete mai entrati nel sito, sapete, io mi faccio logout, quindi sono nella situazione in cui vi trovereste voi, e voi entrate sito riconoscere.it, fate accedi, vi chiede login se siete già registrati, se no cliccate pagina registrazione, date solito discorso, nome, cognome, email, sempre non PEC. Vi scegliete una password, cioè vi registrate e poi fate tutto quello che volete. Qui poi c'è tanta roba, perché qui poi purtroppo non è un sito molto visitato perché è nato poco tempo fa, ma c'è anche documentazione, sono perizie, relazioni, esempi di perizie e relazioni fatti da CTP, CTU, naturalmente il sito dedicato a Enrico Fede, ci sono le istruzioni catastali, per cui ci sono dei testi, ecco, io li chiamo testi sacri, sentenze, citazioni, relazioni sui convegni. Ci sono, per dire, se andiamo sui libri, parte il mio, ma sono quelli che noi chiamiamo i testi sacri scaricabili, per cui i testi di Aurelio Costa, di Perdomenico Tani e avanti, sono anche i testi più diciamo, recenti, il mio scritto con Carlo Cinelli e Leonardo Gualandi, quelli scritti a Carlo Cinelli, il libro dedicato a Aurelio Costa, insomma. Quindi, e questi sono scaricabili sotto l'egida di questa clausola, perché sapete che ci sono i diritti d'autore che valgono 70 anni, per cui poi se vi leggete questa clausola dice che voi potete scaricare il libro gratuitamente, è un PDF ovviamente scansionato, ma che venite registrati, che qualora gli eredi dei libri decidessero entro i 70 anni dalla data di pubblicazione di ripubblicare il libro, si vi obbligate a pagare il corrispettivo. Poi non succederà mai questo, ma insomma, questo l'abbiamo studiato con la Maggiore Editore per evitare poi problematiche legate al copyright. Quindi ecco, Riconfinazioni è completamente libero. Ripeto, sul visualizzatore stiamo
proprio in questo periodo aggiungendo, adesso qui chiaramente bisogna fare il login, quindi qui quello che c'era su Visual Task, che però adesso per problemi appunto legati all'aspetto economico su Visual Task non c'è purtroppo più, perché chiaramente qui saprete che la cartografia catastale, diciamo, può essere messa a esposizione tramite un visualizzatore, ma non per scopo di lucro, quindi non può essere a pagamento, quindi noi metteremo i PF, le misurate, eccetera, le monografie, sempre in maniera gratuita, perché e con la cartografia catastale messa chiaramente sopra. Per cui, scusa Gianni, nel sito riconoscere.it dopo aver inserito comune e foglio non riesco a inserire la particella. Come mai? Ecco, questo è una cosa temporanea, perché qui vedete, siccome l'Agenzia delle Entrate dà chiaramente provincia, comune, andiamo su Bassano del Grappa, foglio A1, poi la particella, vedete, ne trovate solo alcune, perché noi riusciamo a localizzare solo alcune particelle. Per cui se tu stai cercando una di queste particelle, allora vai esattamente su quella, altrimenti se io lascio stare questo, lui mi porta al centro del foglio, sezione A, foglio 1, per cui dopo qui credo che, essendo nel centro del foglio, perché vedi il foglio è sto bordo qui verde, dopo tu credo che sai che sei al centro del foglio, poi dovresti trovare la particella. Ecco, mentre invece vedi, se io qui gli dicessi particella 19, allora lui mi centra subito sulla 19. È un po' una cosa, perché chiaramente con l'agenzia loro i dati se li hanno tutti, ma non li metto a disposizione tutti, allora lì tu vai, cioè ce l'hai tutte le particelle, è una cosa che probabilmente riusciremo a superare anche noi, per cui prossimamente riusciremo a superarlo. Adesso a noi interessa metterci i PF, le misurate, le monografie qui, perché poi abbiamo visto che sì, Visual Tough ha fatto un lavoro eccezionale, Beppe Catania, poi poverino è stato costretto a metterlo a pagamento, altrimenti voglio dire ci rimetteva di brutto, però allora metterlo a pagamento purtroppo ho dovuto togliere la cartografia catastale, che capite che sì, avere il PF e non avere più la mappa catastale sotto non è proprio il massimo, e quindi noi qui vogliamo un po' tornare a metterla senza fare pagare niente, anche perché non potremo neanche far pagare, perché se dovessimo pagare poi ci beccheremo una denuncia immediata da parte dell'agenzia, perché la cartografia non può essere inserita su portali, su siti che fanno lucro. Grazie mille, scusa Gian. Infatti ieri stavo cercando mappari su Bergamo, come vede, setta, non ho trovato, vabbè. E il problema è quando devo trovare la particella di cui non conosco l'ubicazione. Eh beh, sì, quello è un po' un problema, ma voglio dire, adesso io voglio un foglio, sì, magari largo 2 km, ma sì, faccio fatica, se conosci la zona, faccio fatica a pensare che se so che sono qui, poi vedete qui, tra l'altro in sottofondo vedo anche OpenStreetMap, vedo le vie, le strade, per cui proprio chiaro che se non conosco la zona faccio più fatica. Ma se no, credo che io, che sono di Bassano del Grappa, qui so benissimo dove sono, e se so che sono da questa parte, so che sono da questa parte. Ecco, adesso non mi sembra, ecco, che sia una grandissima difficoltà. C'è il test dopo questo corso di oggi? Certo che c'è il test, l'ho detto all'inizio. Voi tra, diciamo, un'oretta circa troverete il test, per cui cliccate, adesso rientro. Tornate qui, i miei corsi, e cliccate il bottone test e fate il test. Avete tempo fino al 24 di ottobre, quindi potete farlo con tranquillità. Troverete il bottone file per scaricare le slide e l'altro materiale. Questo bottone qui troverete che non si chiamerà più webinar ma video, e cliccando potete vedere la registrazione. Vi ripeto, andate sempre sul forum del corso, che poi è sempre il forum di riconfinazione, e lì andate a vedere quando io qui scriverò la comunicazione che tutto è caricato, che c'è il video, che c'è il test, che c'è il file zip, eccetera. E
Basta, ecco, io volevo concludere adesso per i pochi che sono rimasti, pochi o tanti che siano, con una considerazione finale. L'ho messa qui nelle slide, ma la vediamo. Adesso io vedete, lancio, adesso sto zitto perché lancio un breve video di, è un'intervista che la RAI ha fatto a Gian Arturo Ferrari, che è considerato il luminare dell'editoria italiana, in primavera scorsa, in occasione della Fiera del Libro di Torino. La RAI è andato lì, l'ha intervistato e io da questa intervista sono rimasto anche lì molto impressionato da questo che lui ha detto, che dura pochi secondi. Sto zitto, vediamo se riusciamo a farlo andare. L'Italia è uno dei paesi in cui si legge meno in Europa. Perché? I libri che noi usiamo a chiamare di varia, romanzi e così via, più o meno noi leggiamo quanto gli altri paesi europei. Noi leggiamo molto meno libri per imparare qualcosa. Noi pensiamo sostanzialmente che finita la scuola si è finito di studiare. Invece in tutti gli altri paesi pensano che finita la scuola si comincia a studiare quello che veramente interessa. Ecco, io quando ho sentito quell'intervista lì, ho detto, questo ha capito quello che sta succedendo in Italia e forse ha capito anche perché l'Italia sta declinando rispetto ad altri paesi. Perché quando uno ti dice che in Italia finito la scuola si pensa di aver finito di studiare, mentre negli altri paesi succede che finita la scuola uno comincia a studiare i temi della sua professione. Allora io dico, beh, allora si spiega perché noi cresciamo meno, perché la gente va via, perché stiamo sempre peggio, perché siamo sempre più poveri, per forza. Ma l'ho capito anche su quel sito dove ho messo un post su un sito molto, molto battuto, ha 40.000 geometri iscritti, e sono stato aggredito perché gli ho messo anche il filmato qui di Ferrari, perché mi hanno detto, ma cosa ce ne frega a noi di studiare, di tornare a studiare? Abbiamo studiato a scuola, abbiamo superato l'esame per iscritti all'albo, adesso i crediti li facciamo perché ci hanno obbligato di farli, quindi in qualche maniera li facciamo. Cosa ce ne frega a noi di sapere, di studiare? Cioè, allora capite che io quando ho sentito questa intervista qui, ho detto, beh, ma allora forse un po' di ragione ce l'ha Ferrari e forse questo è anche uno dei motivi per cui noi continuiamo a venire sorpassati anche da paesi che fino a qualche decennio fa consideravamo da terzo mondo. Ecco perché Cina in testa, perché se loro studiano e noi non studiamo più, è chiaro dove vuoi andare, cosa vuoi fare? Cioè, qui per dire, qui dove abito io c'era la ceramica, tutti vivevano di ceramica, c'era l'oro, tutti vivevano dell'oro, poi queste cose qui hanno imparato a farle i cinesi, adesso qui hanno chiuso tutti. Perché? Perché se non vai avanti, tu, è quello che dicevamo prima, che dice il professor Scurace, no? Se tu ti accontenti di stare a un livello basso, quel livello basso lì ti verrà soppiantato da un altro che ha magari meno costi dei tuoi, che può prendere meno soldi dei tuoi. Però adesso guardate, voglio interrompere qui perché non mi piace, sono un tecnico, vorrei stare sul tecnico, e quindi se dite che non avete altre domande, passerei ai saluti. Rinaldo dice l'espressione tedesca perché lui è della provincia di Bolzano, anche se ha un nome italianissimo. Adesso io non la so dire in tedesco, Rinaldo, ma dice che la traduzione è imparare per tutta la vita. Bisogna imparare per tutta la vita. Questo è. Ok, allora, se siete d'accordo, chiudiamo qui. Io vi ringrazio, ho visto che ho sforato di brutto perché forse il seminario è durato anziché un'ora, due. Spero che vi sia stato utile, vi esorto a iscrivervi al corso se potete e vi auguro a tutti una buona serata e spero di ritrovarvi tutti al corso. Grazie.